chiama, sono degli alberi che camminano all'interno del. Da albero, in effetti, che cammina durante la quaresima, cercava appunto l'elemosina. È un grande documentarista, sì. Ma non solo, non solo documentarista, è vero, sì, Ma assolutamente. in Fra questo caso Martino. di albero di video arte, sì, è È un più documentarista, regista, però è più alberi è video regista, arte, in però è effetti. video arte, sì. Prego. Siamo conosciuti, sì, in effetti. Dunque, io sono Nicola Palma, Daniela Volpe. Abbiamo conosciuto Cyril da un anno, ma neanche qualche mese. Diciamo, ci ha avviato in un certo senso, un po' come voi, no? Ci ha avviato a questo genere di linguaggio, di nuova forma di comunicazione che è il web documentario. All'inizio entusiasta, bellissimo, vabbè, beh, poi ora vi posso assicurare che è una mazzata proprio nel senso del tempo da dedicarci, perché io lo produco, lo sto producendo in collaborazione con Beta Vita, che è stato con me, il suo collega, è un mio vecchio amico di infanzia. Per caso ci siamo incontrati tutti quanti, ovviamente, e lui ha iniziato a fare le prime immagini con me, Antonio, in Basilicata. È nato tutto per caso, doveva essere un semplice clip video per un concerto, da lì poi è scaturita tutta la storia che adesso Daniela mi racconta, che ha scritto lei, che ha messo insieme i pezzi per fare questa cosa. Vabbè, infatti abbiamo seguito questo concerto andando lì a fare delle immagini e ci siamo resi conto di Prendi il quanto. microfono, Daniela, prendi il microfono. Abbiamo seguito il concerto. Si No, ma si sente? sente Ok, loro ti sentono, sono a 1 metro, quindi. ma io con loro parlo. E ci siamo resi conto di quanto la musica, i brani di quest'album, che è Mater Lucania, ispirassero appunto già delle immagini, perché venivano dalle immagini, venivano dagli scenari e dai paesaggi della Lucania, perché erano ispirati a quello. E quindi ci siamo resi conto di quanto fosse interessante riprendere quella che era stata appunto l'ispirazione di questi brani, e ci siamo avvicinati alla Basilicata, a Mater Lucania, e abbiamo deciso di documentare il making of di questo album, seguendo appunto quello che è stata l'ispirazione dei due musicisti, che sono Vincenzo Bavuso ed Antonio Onorato. Qualcuno Allora, potrebbe adesso, conoscerli. questo è proprio un dossier, quello che giustamente voleva farvi vedere. Lui sta facendo ci sta coordinando, no? In un certo senso, nello sviluppo di tutto il dossier. E niente, quindi abbiamo iniziato proprio ha iniziato a scrivere. E Ogni siamo in brano 7-8 persone che facciamo questa cosa. dell'album. Sì, è nata l'idea di svilupparlo, insomma, nella forma del web documentario, perché ci siamo resi conto di quanto fosse ampia la narrazione, comunque quanti punti si potessero poi toccare al di fuori della narrazione lineare. Quindi ci siamo resi conto che il web doc era lo strumento più adatto e più che più si prestava a questo lavoro, perché ci dava la possibilità di raccontare la storia di come nasce l'album Mater Lucania. Però andiamo a scoprire questi luoghi e vediamo che cosa c'è, quali sono i personaggi, quali sono gli scenari, qual è la storia di questi luoghi, perché ci si è aperto un mondo all'interno della Lucania. E ad ogni brano dell'album corrisponde per esempio a un comune piuttosto che un ricordo. Conosciamo Aliano, quindi ad Aliano è collegato Carlo Levi, con tutto quello che ne segue: Cristo si è fermato ad Eboli, Rabatana, il quartiere arabo di Tursi, e quindi Albino Pierro, la poesia dialettale. Erano troppe cose per poterle affrontare nella forma classica di narrazione del documentario. Era Faccio vedere direttamente quella parte sì. lì. Non era abbastanza esaustivo, diciamo. Questo è il diagramma della narrazione. Quindi, come vedete, vi ha spiegato Silir la narrazione lineare del racconto, e quindi il making of che segue i titoli dell'album, e poi le diramazioni che toccano i diversi punti degli insert, insomma, di approfondimento.
Cioè, sono pause narrative in realtà, cioè ogni, come nella Dolce Vita, più o meno ad ogni pezzo, quindi ad ogni clip che rappresenta quel brano musicale, ci sarà una pausa narrativa in cui si può approfondire quell'argomento che in questo caso è diviso proprio su ogni brano, ci sta un argomento di approfondimento di quella zona, magari su cui loro si sono ispirati in realtà. Questa è la prima parte, ce n'è anche una seconda parte, quindi cioè, solo di insert sono 13, 13. 13 insert circa, Ad ora che abbiamo fatto solo la ad ora, preproduzione. 3-4 minuti ad insert, fatevi i conti, solo gli insert, quindi stiamo parlando di forse oltre 2 ore di materiale, sì. Cioè è una cosa molto molto lunga. Ovviamente ci siamo resi conto che la forma classica di documentario Mater Lucania è un viaggio, come qualsiasi documentario, un viaggio che si intraprende. Mi ha dato un po' l'impressione come quando si va in visita in una capitale, ci sta il City Science, il bus a due piani scoperto per i turisti. Allora tu puoi scegliere di fare due tipi di biglietto, ti fai il giro alla larga per tutti i punti di interesse e la guida ti dice ok, il Colosseo, la Fontana di Trevi, bla 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 bla. Quello è forse la forma classica di un documentario, un punto di vista unico e lineare, ma è il punto di vista della guida. Però se decidiamo di fare il secondo tipo di biglietto e quindi decidiamo di scendere ad ogni fermata, scendere, visitare il Colosseo, entrare, parlare, che ne so, col centurione che sta davanti al Colosseo piuttosto che con l'artista di strada che si esibisce ogni giorno, quello è interessante, quello ti lascia qualcosa, ti rimane un ricordo vero e veritiero dell'esperienza. E quindi questo è il È proprio guardia occhi. il vivere il contesto. Dopo vi faccio vedere una serie di fotografie che stanno alla fine. Ovviamente, come vedete, è strutturato con le note di intenzioni iniziali. Poi c'è una sinossi che parla di quello che è il progetto, cioè che cos'è, in questo caso è un diario di viaggio. E poi ci sta la descrizione. Questo dossier è andato in mano. Adesso mi ricollego a questa fase qui che ha detto lui, così è andato in mano a persone per finanziarlo e vogliono questo, altrimenti non, anzi, è troppo dettagliato anche questo qui. Sono sceso troppo nel dettaglio, mi hanno detto, in Italia l'interfaccia web ancora non esiste come linguaggio, cioè proprio dal punto di vista proprio del proporsi. Allora abbiamo dovuto fare una sorta di piccolo spiegazione che cos'è il film web documentario, quindi la narrazione e l'interattività, la delinearizzazione e il racconto lineare, no? E quindi la linearità aumentata, più o meno. Diciamo, quello che parlavamo prima con Cyril, proprio, il nostro problema era proprio quello, cioè mentre lui deve presentare un progetto spiegando di cosa vuole parlare, cioè, noi dovevamo invece far capire che cos'è il web Poi spiegare di documentario, cosa far capire vogliamo fare. come se ne deve parlare, in che modo, di che cosa, cioè era veramente dover È essere più più chiari lungo. possibile perché si sta parlando di qualcosa che qui ancora non ha È molto. macchinoso, credetemi, è una cosa molto macchinosa da far comprendere. Perché dice sì, ma chi lo vede? La prima domanda. Cosa rispondete voi? Giovani, sotto i 50 anni. Tutti giovani, giustamente. Perché? Però nei posti di comando non ci sono i giovani di sotto i 50 anni, quindi magari è difficile che comprendano quel tipo, questo linguaggio. Allora, mettiti con calma, spiegai. Guardate. Fortunatamente, invece, la Lucania è una regione pilota da questo punto di vista e sono molto contento di questa cosa. Ci sono delle persone all'interno di questa regione che hanno grandi conoscenze e sono sopra i 50 anni, però hanno grandi conoscenze dal punto di vista web, transmediale, crossmediale e sono capofila in Italia. Hanno avviato tanti progetti di collaborazione con l'estero, con filmmaker esteri, sono venuti in Basilicata a fare delle cose. E quindi ho detto, vabbè, probabilmente ci capiranno. È stato così. Fortunatamente è Scusami, stato. che nome? Sì, se l'APT Basilicata è il proprio azienda per il turismo, sì, agenzia per la promozione turistica della Basilicata. E lei, e questa agenzia, è capofila da questo punto di vista in questo tipo di operazioni web. E non solo, poi.
per tantissimi, per tantissimi. Non hanno fatto mai web documentari, almeno ad oggi che io sappia non ne hanno fatti, però hanno fatto tutta una serie di progetti cross mediali che sono molto molto interessanti. Non so, penso che lo conosce Digital Diary, non so se l'avete mai sentito. Can't Forget Italy è un grandissimo progetto a mio avviso, anzi faccio i complimenti a chi l'ha ideato perché è davvero bello bello. E parlando del web documentario, quindi abbiamo trovato persone che capivano del web documentario e non solo, poi i due protagonisti, i due musicisti fanno parte di quella terra, sono di quella terra, in un certo senso. Uno è acquisito, un altro Vincenzo, è nativo. Vincenzo Bavuso è nato a Potenza, quindi, però ha vissuto, diciamo, la sua infanzia ad Armento, quindi ha tutta la sua famiglia lì, i ricordi d'infanzia, e quando può torna in Basilicata, e quindi è nata in lui questa voglia di raccontarla attraverso la musica. Lui è un sound designer, quello a sinistra è Vincenzo Bavuso, a destra è Antonio Onorato. Ci sono ovviamente i caratteri dei personaggi. E niente, la narrazione è abbastanza semplice, è un live che viene documentato, cioè viene ripreso, quindi viene fatta una regia live sul concerto live, e poi ci sono dei momenti, dei frammenti di loro che compongono, mentre compongono quei brani che stanno eseguendo in live. Sono le varie tappe del concerto, dei vari concerti, e ci sono degli elementi, ci sono dei personaggi, sono Zio Pietro che è lo zio carnale, cioè lo zio di Vincenzo che è un personaggio di per sé, non poteva non essere. Penso, vabbè, in Puglia ce ne sono tanti di Zio Pietro, però credetemi, è un personaggio veramente, diciamo, unico. Che la narrazione, lui è davvero unico. La narrazione lineare, diciamo, si sviluppa attorno a quest'albero, a questa quercia che avete visto nella copertina, perché in effetti mi sembrava fosse l'emblema di quello che è la narrazione, perché questa quercia si trova all'interno della terra di famiglia di Vincenzo, ed è una quercia secolare di oltre 500 anni che ancora non è stata nemmeno censita. È un albero padre, uno di quelli sopravvissuti a tutto e di più, ed ha le radici nella terra lucana, come la vita di Vincenzo, e poi le diramazioni di quest'albero sono tutto quello che è la Basilicata e le sue 6,80 metri di circonferenza. È circa 3,25 metri di diametro, una cosa abnorme. Cioè, quando ci siete tutti noi insieme, forse non riusciamo ad abbracciarla. E quindi loro due sono altri due personaggi, ovviamente, che seguono, vedete, la storia di loro che vanno nella terra, nella madre terra, e poi ci stanno altri, diciamo, elementi che vengono, che arrivano, che sono i cugini, in questo caso di Vincenzo, il cugino di Vincenzo, che è un Gino, che io lo considero come Forrest Gump, perché è molto simile a Forrest Gump da tanti punti di vista, ma soprattutto dal punto di vista della semplicità. Raccontagli com'è, che personaggio è quando l'abbiamo incontrato. Lui, in effetti, è una persona molto semplice, che vive nella semplicità, a contatto con la natura, con i suoi animali, quindi è proprio l'emblema del vivere semplice, del tornare di liberarsi di tutte le sovrastrutture della società moderna, di tutto ciò che è il superfluo, tornare all'essenza delle cose per vivere forse meglio di come si vive in realtà oggi. Poi diversi insert, tra i quali per esempio Capo di Ferro, si collega ad esempio. Capo di Ferro è il titolo di un brano dell'album ed è un personaggio della Basilicata e di Mater Lucania. È un pastore eremita che vive in solitudine, un po' simboleggia quello che è la Basilicata, un po' rimasta un po' nell'ombra, un po' abbandonata da tutti, e forse non per sua scelta. E si collega per esempio ad un insert sul Carnevale di Tricarico, che è una sfilata di campanacci. Documentario è come una sceneggiatura, no? Quindi il una sfilata di campanacci, quindi c'è un'analogia con le bestie, quindi con la transumanza, che può essere in qualche modo paragonata all'emigrazione dalla terra d'origine per cercare pascoli erbosi altrove, diciamo. Quindi vedete, è nato tutto da un disco,
Da quel disco sono Antonio bravissimo. Dorato, Sì, il lui è un chitarrista, chitarrista jazz molto, è molto l'unico conosciuto. al mondo a suonare un particolare strumento, cioè la chitarra a fiato. È l'unico al mondo a possedere e suonare questo La strumento. breath di Breath guitar. guitar, breath Guitar, guitar. ok, sì, scusate la pronuncia. Ed anche Bavuso suona la tastiera, con uno strumento particolare che si soffia, quindi questa cosa li ha anche accomunati un po', perché hanno trovato questa. Quindi ci sono tutta la fase degli approfondimenti, delle pause narrative dove la narrazione, diciamo, classica si ferma, dove se si vuole si può approfondire un argomento che è quello trattato in quel brano specifico. Tra gli altri argomenti ci stanno L'arpa di ovviamente Viggiano, tante cioè. ricerche che sono uscite fuori. C'è l'arpa di Viggiano, ci sono i suonatori Sì, erranti, che perché sono un'altra cosa nasceva bellissima. spontanea, insomma, l'analogia. Seguendo il viaggio di questi due musicisti in Basilicata, è nata spontanea l'analogia, il parallelismo con i musicanti erranti dell'arpa di Viggiano, che erano dei mendicanti Erano, perché questa tradizione stava per essere perduta del tutto, ed alcuni studiosi e ricercatori hanno avuto modo di riportarla alla luce. Ricercando anche i brani che eseguivano questi mendicanti che suonavano le porte, e ovviamente viaggiando la musica della Basilicata ha contaminato altre realtà musicali e a sua volta Diciamo ha influenzato, che i musicisti influenzato. non vogliono sentire contaminato. Sì, Ho capito. influenzato. Comunque è nata spontanea questa analogia. Tra l'altro, quest'arpa di Viggiano era un particolare strumento e ne sono stati ritrovati pochissimi esemplari. Un particolare strumento ricavato esclusivamente dal legno di un pero selvatico autoctono della Quindi, Basilicata, a voi la connessione col nostro perché albero. produce un suono particolare. A detta dell'arpista che abbiamo poi intervistato ed incontrato, Giuliana De Donno, è un suono che è molto simile a quella che è poi la Lucania, un suono che apparentemente grezzo come strumento, però poi ha un suono molto dolce, molto poetico. Questa è la corona aurea di Armento, una corona che è stata ritrovata negli scavi Di Serra di Lustrante. Serra Lustrante e rappresenta la chioma di una quercia. Quindi La chioma di sempre una la quercia, quercia, albero che padre, che insomma. questo è un ritrovamento, è un Quindi, reperto come greco. vedete, i vari insert sono collegati per analogie, similitudini, significati, eccetera, però toccano diversi punti, da quella che può essere la cultura, la tradizione, la gastronomia, la storia, la musica. Cioè, Cioè, è talmente vasto. era talmente vasto che Ci ha praticamente distrutto la vita, sì, perché gli ha Un detto normale fate, però. documentario sarebbe durato 24 Sì, ore, chi so vede, cioè. probabile, sì. Il rischio alla fine che puntavo stamattino sul fatto che tutto è possibile, però bisogna comunque mantenere una Sì, e regola. allora vanno. Ma sapete quanti altri insert si sarebbero, cioè, potuti inserire? E quali Tantissimi, sono centinaia di i migliaia. criteri attraverso i quali selezionare poi effettivamente le tematiche? Esatto. Attraverso appunto le riconnessioni per similitudini, analogie, almeno io fatto in questo modo. Ad esempio, la similitudine con Albino Pirro Rabada. con Rabat, cioè no, Albino Pirro, per esempio, l'ho accostato a Vincenzo Bavuso in quanto esponente della letteratura lucana, originario della Lucana, che esprimeva ciò che voleva dire della sua terra attraverso la sua arte, che era la poesia. Allo stesso modo fa Vincenzo Bavuso con la sua musica, e quindi un figlio nativo di Mater Lucania. Mentre, ad esempio, Carlo Levi, che nel brano Via Carlo Levi, nel brano della Mater Lucania, è originario di Torino, quindi un figlio acquisito da Mater Lucania, però si è riscontrato negli studi una tendenza a non volerla mai abbandonare, questa Mater Lucania. In qualche modo Il mondo contadino, la si civiltà rimane contadina. rapiti da questa cultura, da questa civiltà, perché se pensate che Carlo Levi, originario di Torino, ed è stato mandato là in esilio, quindi un viaggio forzato in questa terra, ha voluto essere seppellito là. Cioè, innamorarsi perdutamente di una terra, al Non è punto la di tua, come hai voler detto, ma è passare diventata la sul. tua madre terra. E quindi niente, quindi si è fatta questa.
questo confronto tra i due, mettendoli in similitudine con i due artisti, ovviamente, perché uno nativo e uno... Perché Antonio Onorato, così, essendo di Aquilonia, di Aquilonia, però quasi Lucania, ha avuto la stessa sensazione, e quindi ha voluto assolutamente trasferire in musica queste sensazioni. E poi ci sono gli interventi, ovviamente, che sono stati fatti, perché all'interno di tutte quelle, di tutti questi approfondimenti ci sono chi parla, chi ci racconta di quell'approfondimento. In questo caso l'ARPA, l'approfondimento di Giuliana De Donno, invece di un pezzo in particolare, che è Basilacota. Basilacota perché? Perché secondo degli studi fatti dall'attore e autore Enzo De Caro, lui sostiene, come anche Antonio Onorato, che sono dei grandi ricercatori, diciamo, Antonio Onorato e Enzo De Caro, oltre ad essere amici, li accomuna la passione per i nativi d'America, e quindi per questa cultura dei nativi americani, dei molto, Lakota, sì, molto vicina alla natura, allo spirito della terra, e quindi ritroviamo appunto i due punti principali della narrazione, che sono la madre terra e la terra madre, cioè quindi la terra d'origine e la madre terra come creazione, come natura, eccetera. E in Basilacota, che è uno dei pezzi di Mater Lucania, uno dei brani di Mater Lucania, c'è questa similitudine tra i due luoghi e le due popolazioni, queste analogie che li accomunano, perché in effetti ci sono degli scenari in Lucania che, cioè, sembra di non essere in Italia nemmeno. I Calanchi sono che hanno una conformazione geologica che si trova in alcuni punti, se non sbaglio anche in Abruzzo. Chi ha detto che è in Abruzzo? Sì, esatto, proprio tutta quanta quella che è la fase carsica, no, delle montagne. E sta nel Sud Dakota anche. Io penso che sotto i Calanchi, diciamo, ci sia anche l'oro nero. È un mio punto di vista, perché sia in Basilicata che lì c'è stata questa cosa, quindi vabbè, la lascio lì, la lascio sospesa questa cosa, perché è una no, però è effettivamente successa una situazione di troppo simile. Lì ci sta. Forse anche Dufresne ne avrà parlato di questa cosa, ne l'ho letta questa cosa. Nel Sud Dakota ci sta il giacimento di petrolio più grande degli Stati Uniti d'America, per quello che ho capito, e in Europa è in Basilicata, il più grande d'Europa. No, assolutamente, no. Però l'abbiamo così, è stata un'analisi, un approfondimento che abbiamo immaginato di però poi alla fine abbiamo detto, vabbè, ma non ha nessuna analogia, non c'è nessuna analogia. Sì, assolutamente, è proprio, è anche su questo che si fonda. Difatti noi abbiamo assolutamente voluto discostarci da questa potenza, perché in effetti a livello di finanziamenti era la fonte più probabile e inesauribile di finanziamento, però era... Sì. Sì. Tranquillamente potrebbe però finanziarlo, era, però... Era... In linea teorica, non è che qualcuno sì. No, però in linea teorica si potrebbe, però ovviamente, però non è un tipo di percorso che vorremmo scegliere. Sì, parliamo dell'albero padre, poi. Sì, era assolutamente ipocrita, sarebbe stato sì. Era ipocrita parlare di natura e delle bellezze paesaggistiche e poi andare a chiedere i soldi a chi magari quella terra la distrugge, cioè. Qui c'è un archivio, ovviamente, a livello etico, cioè, abbiamo preso le distanze, abbiamo detto ok, facciamolo con meno, ma facciamolo per cui, in quello in cui poi crediamo. Vedremo come fare, perché adesso arrivo a questo punto, che è il punto dolente, diciamo. Poi c'è un archivio fotografico, ovviamente, ecco, Bavuso è Onorato in live. Onorato forse lo conosci, perché ha suonato con Pino Daniele diversi. Sì, lui sì, poi è un no, ma è un artista poliedrico, un jazzista prevalentemente conosciuto come musicista jazz. Sì, è molto molto, ha suonato al Blue Note a New York, quindi è... Sì, assolutamente. Sì. Questa è già una fase di produzione che adesso... Avevamo ovviamente proprio bisogno di conoscerla, la terra, per scrivere di questa terra, e poi per avere anche delle immagini per organizzare un trailer e comunque presentare qualcosa in immagini in movimento, oltre che fotografiche. No, i video non direttamente, perché sono in una fase di screening, sì. Adesso, cioè, abbiamo fatto già sarebbe sono circa due ore di immagini grizze, fino quindi, adesso. No.
C100, 7D, DSLR e OSC. Con questo lavoro non mi piace molto lavorare con. Io amo l'immagine Canon, poi sarà un mio difetto, però. C'è anche la Sony che adesso stavo pensando di, per la fase di produzione, forse è un po' molto utile per alcune cose, però poi vedremo. Questo è il parco dei cavanchi, sono tutti cavanchi, questo qui è la fase proprio delle rocce carsiche. E loro due sono altri due protagonisti, no veramente, non sto scherzando, Vabbè, ci siamo trovati di fronte a a questa cosa. questo Gino pomeriggio, è cioè. un, diciamo, un contadino e quindi cresce gli animali, come tutti i contadini. Sulla sinistra vedete la scrofa, che è comunque cresciuta da lui, ma soprattutto il cinghiale. Whisky, chiamato Whisky. Vabbè, ci siamo, diciamo che in questo pomeriggio abbiamo assistito ad una scena che era l'armonia della natura più totale, perché ci siamo ritrovati a camminare in questa terra verso la quercia, seguiti da pastori di maremmani, cuccioli, scrofe, cinghiali, cioè una carovana Sì, surreale, a dir signora, poco, perché documentata e ripresa, era la. tutto sì. Con Antonio Onoratavanti che aveva, diciamo, col bastone no, dunque, questa è più dalla parte. È No, è più Armento, questo. sud, in realtà. Tu considera che il Parco dei Cavanchi è fra, diciamo, fra il Cilento e subito dopo il Cilento, in realtà. E dopo gli Alburni, subito dopo Armento, Aliano, tutta quella zona lì, e comunque sono la maggior parte in provincia di Potenza, quindi è la parte sud, diciamo, guardandola così, sì, è la parte sud della provincia di Potenza. Quindi diciamo Diciamo la che parte forse. sud-est della Basilicata, più o meno. Diciamo che forse. Più o meno sì, all'incirca sì. Se vedi la Basilicata come è fatta. Comunque pure anche la provincia di Matera, Ma cioè Matera ci sono sta a molti in provincia sud. di Matera, Matera è a sud. Matera. Sì, è per quello, è tra Matera e Potenza in realtà, ma è la parte sud della provincia di Potenza. Comunque c'è anche Craco. Quindi c'è anche Craco, quindi non è che prende una sola provincia o una sola Sì, zona. vabbè, ho capito la zona. Esatto, c'è Tursi, c'è Tursi, sì, Craco. sì, Tursi e Craco poi sono Esatto, sono vicine. molto vicine. C'è Guardia Verticara, c'è Armento, Aliano, Ho capito, sono Viggiano, più. Viggiano, no? Che sta molto più vicino Quindi è una anche. delizia degli occhi questo. Vabbè, ma quella zona è Guardate. bellissima. Quella zona è Ci sono scenari spettacolare. Qual è veramente Craco? Sì. suggestivi. Ovviamente il cinema là ci ha messo le tende Da perché. Pasolini, forse anche prima. Sì, Ma sì, solo sì. Matera è veramente suggestiva. Matera è Tursi, ma questo è il quartiere della Badana. E poi c'è un piano di produzione, no? Giustamente con un cronoprogramma che dove ci sta tutta la fase da settembre a luglio, da qui forse non si vede benissimo. Invece da settembre a luglio tutto quello che abbiamo iniziato a fare è dall'inizio di settembre. Quindi oggi siamo quasi a metà novembre, siamo a metà novembre. Quasi Allora, un anno. no, inizio di settembre di quest'anno, subito dopo l'estate. Quindi Perché siccome è leggo agosto, settembre, sotto, giugno, luglio, immagino sia un anno sì, avete. praticamente sì. Sì, Agosto, perché settembre di quest'anno, da settembre abbiamo cominciato a seguire due i due musicisti. Poi musicisti. è nata Diciamo che lì è l'idea, abbiamo nata cominciato. l'analisi del soggetto, sai, una sorta di ricerca e di documentazione per prendere un po' di materiale per capire cos'era. Dopodiché è iniziata a essere sviluppata l'ideazione e la scrittura e è iniziato le prime interviste, perché per fare un documentario e organizzare la fase produttiva devi fare delle interviste all'inizio. Ma come dicevo prima Edoardo, non è semplice fare le interviste in questo senso, anche perché pure Siri le ha viste, non è una cosa semplice, perché non riesci a tirare fuori sempre quella naturalezza da parte dell'interlocutore in quel caso, perché chi interviene molto spesso Vabbè, pensa diciamo che tu vai lì che. con un microfono, però in realtà poi stai magari un'ora, due, parli prima, poi introduci l'argomento, poi ti siedi, poi devi fargli capire il distacco con la telecamera. Non è semplice. Una cosa, almeno io che questo genere di documentari per dargli anche quel senso della pausa narrativa non è stata una cosa semplice. Quindi si può dire come regola generale che le domande
si fanno alla fine. Mezzo, non c'è ma o quasi alla fine. Soprattutto si fanno dopo essersi conosciuti personalmente ed essere entrati in contatto emotivo. Magari anche dipende dal fatto che magari vedendo la televisione uno si aspetta sempre la domanda giornalistica e quindi si aspetta di dover dare anche una risposta netta a quella cosa, invece no, non è così, perché si entra proprio in un discorso, in una chiacchiera, come si dice da noi, una chiacchierata amichevole e piacevole, quindi si ci sente a proprio agio e si va a catturare magari anche l'aspetto più emozionale della cosa, non allora, un semplice intervento. Ovviamente qua nel dossier non ho inserito la parte del budget, però diciamo che il reperimento dei fondi è sempre il grande dilemma. Io vi parlo chiaro, questa è una produzione che si è avviata insieme a loro, c'è una lettera di intenzione comunque, c'è una lettera di accordo, loro faranno la coproduzione e la distribuzione in Francia di questo qui, di questo documentario, ma non solo, se non sbaglio, se posso sbilanciarmi, c'è l'Istituto Italiano di Cultura che è già interessato comunque al web documentario, alla diffusione. A Parigi, no? L'Istituto Italiano di Cultura di Parigi. Paradossalmente io lavoro più con la Francia che con l'Italia, anche se questo progetto è un progetto italiano, però vi dico proprio chiaramente, questo è un progetto che viene prodotto da me in prima persona e comunque con delle, diciamo adesso con degli degli accordi verbali per il momento, con più realtà del territorio lucano, che ho, ripeto con la massima sincerità, hanno una grandissima apertura mentale a differenza di quello che potevo immaginare, persone di qualunque diciamo categoria sociale hanno apprezzato di buon grado questa cosa, quindi in realtà vedo che non è solo quello che andare a chiedere i soldi, ma in realtà è fargli capire che si propone qualcosa di interessante, di nuovo, di innovativo. Io penso sempre che Diciamo che si palesa una voglia di risvegliarsi, cioè il sud Italia ha voglia di rinascere in qualche modo e comunque di mettere in luce il proprio territorio e le proprie ricchezze, perché parliamoci chiaro, abbiamo veramente tanto, bisogna parlarne magari nel modo giusto. Allora, diciamo prima con Gabriella pure che in realtà ci sono tante forme di finanziamento e si possono sposare o meno, possono essere nel sud Italia c'è una marea di contributi europei che purtroppo per mancanza di presentazione di progetti i soldi tornano indietro, come sapete, immagino voi siete molti giornalisti anche, no? Scrivete per giornali, quindi immagino che sapete questo genere di cose, vi assicuro che è la verità, non si presentano i progetti, non vengono scritti così, non vengono qui c'è una fase di ricerca e di studio, di oggi siamo a novembre, completato da qualche giorno questo dossier, quindi ci vogliono 2 mesi e mezzo per scrivere un dossier così, per impaginarlo, per creare il cronoprogramma, per... No, dimmi. Visto che prima abbiamo nominato l'APT della Basilicata, se gli accordi verbali ce l'hai con loro? No, non solo, no, con loro c'è proprio un partenariato. No, con loro è un partenariato. Non si è ancora parlato di soldi direttamente perché è un progetto che non rientra nelle normali classiche forme di finanziamento perché come diceva un documentario di non è mai stato presentato, gente. Quindi se loro mi danno una parte della produzione dal punto di vista del tipo, mi offrono web designer, sito, chi cura quello e chi cura quella, faccio un esempio qualunque, non è una cosa che abbiamo accordato assolutamente, però per esempio è già una forma di finanziamento quella lì, no? Notevole. Quindi se ti danno supporto, come se ti danno il supporto, esatto, se ti danno il supporto anche magari dal punto di vista distributivo, che è una delle forze dell'APT Basilicata e della grande gestione dell'APT Basilicata dal mio punto di vista. Poi ci stanno comunque altri, vabbè, c'è la coproduzione con Cirilli Antonio e ci stanno altri enti che curano la parte degli eventi, di tutto quello che è la fase dei concerti che dovranno fare, giustamente. Ricordando, è un disco. Abbiamo fatto il documentario di un disco, cioè non è una cosa che è nata da me, è un'idea che proviene dalla volontà di 2 artisti che hanno scelto poi di sposare questa forma nuova di comunicare. Complimenti, perché mi sembra proprio grazie. La classica operazione transmediale molto intelligente, nel senso che nasce da
cioè da un medium che uno legge la musica, che cosa invece poi si sì, sì, sì. No, devo dire la verità, è anche Vincenzo. Vincenzo Bavuso è una persona molto aperta sotto questo aspetto. Quando gli ho detto, abbiamo parlato all'inizio, primi scambi sul web documentario, lui subito apertamente mi ha detto che ha capito il potenziale, capito da il potenziale, perché è una persona eccessivamente aperta, forse a volte gli dico ferma perché... sì, sì. No, un'altra cosa che pensavo però, quindi per esempio l'etichetta che produce il disco, immagino pure ci dunque no, quella è una no, noi no, direttamente dei due artisti che hanno scelto la parte musicale, quindi dei concerti live, è una cosa che cura direttamente la loro agenzia direttamente. Il documentario si collega al disco, ma non è il disco, attenzione. Questo però probabilmente, quanto è importante il disco, diciamo, tutta la storia? Assolutamente è importante. Totalmente. Perché però perché dicevi si collega? Non ho capito se è la parte marginale o una parte che sovrasta il resto. Allora no, in realtà è proprio tutto, il disco è proprio la narrazione. Seguire l'ispirazione di questi due artisti, cioè il disco Mater Lucania, ogni brano del disco racconta un luogo della Basilicata. Allora la nostra intenzione era ripercorrere gli stessi luoghi per ritrovare l'ispirazione dei due musicisti. Quelli che vedi sopra qui, questi qui sono i nomi proprio dei brani del disco, capito? Quindi... Allora noi siamo andati proprio in Basilicata per capire queste suggestioni, per esempio il brano Madonna della Stella prende il nome proprio da una chiesa rupestre, da una chiesa rupestre della Basilicata, e quindi nasce dalle... non è rupestre in questo caso, dalle... è proprio una cappella, una piccola cappella, sì, che, diciamo, nasce che... comunque lì l'ispirazione per questo brano che noi siamo andati insomma a cercare di scoprire, e a questa poi per esempio l'insert che è collegato alla Madonna della Stella è un approfondimento sul miracolo del sole, che è un fenomeno che è accaduto lì, cioè ad ogni brano è collegato poi una sezione di approfondimento per capire di più quel luogo. Capo di Ferro, come dicevano, è un pastore. Cosa ci abbiamo collegato al pastore? La transumanza. Quindi qual è la festa che rappresenta proprio la transumanza? La tradizione popolare, il carnevale di Tricarico, non so se ne avete mai sentito parlare, che è questo qui, esattamente, dove ci stanno questi campanacci, questi vestiti, che sono immagini iconografiche, no? Diciamo simboli, che simboli. Hai visto mai il making of proprio dei dischi, che ne so, che seguono il backstage di un concerto, ok, seguiamo il backstage. Niente di più, abbiamo aggiunto degli approfondimenti, il quello del è fondamentale. Andiamo però a vedere come è nato quel brano, andiamo sul luogo, vediamo che cosa è successo, che cosa c'è là e di che cosa possiamo parlare per far conoscere questa terra. Un'altra cosa che... Ah, scusate, volevo chiedere una cosa rapidissima, cioè il vostro profilo lì, professionale, diciamo, questo è un'autrice, un produttore. Sì. Sì, sì, sì. Allora, lei scrive? Vabbè, raccontagli tu cosa fai. Sì, vabbè, io diciamo che, volendo riassumere, come ho detto a qualcuno di voi, potrei definirmi creativa, penso, perché, diciamo, scrivo e poi in effetti sono anche illustratrice e faccio animazione 2D, sia classica che vettoriale, insomma, che 2D, software, flash, eccetera. Quindi... diciamo c'è il documentario che c'entra, però è una branca, sì, mettere insieme i pezzi di comunque una scrittura, sì, è un documentario, però in effetti c'è qualcosa di sceneggiatura dietro, sì. Perché per mettere insieme tanti pezzi diversi, cioè come veramente comporre un puzzle, però devi almeno definire i bordi, sì, però poi dentro invece è un percorso un po' diverso. Nasco come un folle che aveva la telecamera 15 anni fa, faceva i video in 4:3 all'inizio, quando non esisteva ancora niente, avevo una telecamera, una JVC, e poi ho continuato, ho fatto un percorso di studi, ho studiato a Roma, ho collaborato, allora poi ho iniziato a fare delle collaborazioni anche con loro, e quindi adesso da 2-3 anni ho questa attività, sì, sono 3 anni che ho l'attività e produco, sia dal punto di vista corporate che no, cioè che questo genere di prototipo non sono corporate, perché corporate per corporate si intende video. Abbiamo parlato prima, cioè
per campare. Esatto, per dirti, io senza problemi te lo dico, io e Gabriella ci siamo incontrati alle Tremiti a fare delle riprese a dei bambini. Io faccio questo anche, seguo dei gruppi magari per visite guidate e sono... È la parte corporate della mia attività, capito? Cioè è la parte dove io posso, diciamo, avere un'entrata economica per sostenermi. Nient'altro. Invece questo qui no, è un progetto più articolato, che autofinanzio, ma che adesso sto in una sorta di founding research. Che... Io due cose voglio dire. La prima è che mi viene da pensare che, visto che ci avete anche festival, una maniera di finanziare potrebbe essere anche di rivolgervi ai vari comitati organizzatori. Comuni, che comunque sono diversi comuni tra stati. La seconda è che ho capito che bene che tu lavori con Flash, però questo qua mi sembra più adatto a HTML. Assolutamente sì, ma io sì. Faccio animazione, lei non ha programmazione. Allora, questa è stata una scelta precisa dei due musicisti. Non vogliamo perdere la mela, perché la mela è tra le più vendute al mondo, quindi in un certo senso farlo in Flash, come dicevamo prima con te, ti limita, cioè in un certo senso ti blocca un determinato mercato. E quante persone hanno un iPhone, e quante persone hanno un iPad, e quante persone hanno un iPod, cioè sono tutta una serie di problematiche che tu non puoi non calcolare, non pensare. A quel punto sicuramente l'idea è quella di farla in HTML5, non c'è dubbio. Poi tutta la fase webmaster, tutta la fase, diciamo, web design, è una cosa che adesso, come vedete qui, c'è stata fatta già una bozza d'idea, più o meno come verrà, ma solo come spiegazione, questa è una spiegazione di quello che è il linguaggio filmico all'interno, però sicuramente la classica timeline sotto, con le pause narrative e gli elementi video. Io non sono come Cyril, non sono molto d'accordo al game doc, perché il game doc è... Attenzione, perché il game doc è un'altra cosa. Non è più cinema, non è più documentario. La fase documentaria parte all'interno del pubblico che va a vedere il documentario dopo 15-20 minuti di visione del documentario. Quindi dopo 15-20 minuti, che teoricamente dovresti aver perso l'attenzione, in realtà se sei interessato rimani attaccato al documentario. Quindi il game doc è continuamente un distacco dal documentario. Cosa faccio adesso? Ti pone sempre davanti ad una scelta. Vedo quello, continuamente, secondo me troppo anche. Quindi sono pienamente d'accordo con l'autore. Io ho un'ultima domanda, poi il budget quant'è? Quanto pensate? Allora, io sinceramente no, ti spiego. Allora, questo lo dicevo anche a loro e lo dico apertamente a tutti. Siamo in una fase totalmente di produzione. Come vedete dal cronoprogramma, allora noi per farvi un esempio a breve, tra il mese di dicembre e gennaio andremo sul luogo almeno altre 3 volte. Quindi io, per esempio, vedete qui, riprese qui, no? Si vede, non riesco a far... Qui comunque il secondo punto, questo qua, riprese e interviste, finisce proprio a metà dicembre all'incirca. Io ho bisogno di persone che vengono ad aiutarmi a fare questa cosa, ma al momento è difficile trovare persone se non li paghi. Quindi quello che faccio io, e quindi che mi autofinanzio, in un certo senso dico agli altri: facciamo un accordo che alla fine del progetto, indipendentemente se io ho trovato o no i soldi, prenderete per ogni uscita questo, ma adesso autofinanziatevi. Sto facendo in questa maniera, sinceramente mi sto trovando anche bene, perché le persone che vengono lo fanno con una certa volontà, poi piace, perché vengono lì con una certa volontà. Io ti dico, ti butto lì una cifra, ma non è che posso darti una cifra chiarissima. Meno, facendomi calcoli approssimativamente, comunque meno di 50.000 euro non costa questo progetto qui. Non ce la fai con meno di 50.000 euro. Comunque devi pagare poi lo sviluppo web. Perché? Perché non so 50.000 euro che si pia la produzione. 50.000 euro che vengono divise per 20 persone. E poi, attenzione, le nostre amatissime tasse. Quello è il regime fiscale che abbiamo. Quindi
Cioè, il 60% lo diamo allo Stato, quindi qualunque tipo di finanziamento pagheremo le tasse su. E più o meno quello è il budget che io immagino. Poi lo porterò finito comunque, ve lo posso assicurare. Mi sto impegnando a fare questa cosa, quindi non potrei non farlo. E quindi lo autofinanzierò nel caso in cui non dovessi trovare. Ma è un mio punto d'inizio per me questo tipo di progetto. E sono contento di condividerlo con tante persone che vogliono entrarci per eventualmente fare delle collaborazioni. Io sono apertissimo a questa cosa, assolutamente. Lo dicevo anche a lui. Nel caso in cui chi fa immagini, chi fa riprese, si volesse spostare, venire, nel periodo ovviamente io li chiamo prima, li informo prima, ci sentiamo, ci contattiamo, venire a sostenere la parte produttiva, io sono contento. C'è un fonico, c'è un... Adesso, in questo momento, siamo in 6, più o meno 7 persone che andiamo sul luogo. Però le immagini, immaginatevi col cinghiale, con il maiale e con la situazione di loro che suonano. Cioè non è una cosa semplicissima da riprendere. Molto del lavoro di post-produzione si lavora anche a distanza, con altri elementi. Sì, perché ho fatto una specie di rete, mi sono creato una sorta di rete. Allora, per esempio, questo posso intervenire perché sulla Duce Vita c'è lo sviluppatore Flash che ha fatto tutto il sito e c'è un altro che ha animato i disegni. Questo è un polacco che era a casa sua in campagna in Polonia, per dire, e abbiamo lavorato a distanza. L'illustratore che ha fatto... Io lavoro totalmente a distanza, lo disse anche Gabriella tempo fa. Io non ho problemi perché ho un server, ho dei server dove carico il materiale, e do la password in FTP, te lo scarichi e lavoro. Io lo decodifico in maniera che è abbastanza leggero, e con Antonio tutti i giorni proviamo a decodificare video per capire qual è il workflow più giusto per lavorare in questo, perché la differenza fra noi e gli altri paesi del mondo è che noi abbiamo una linea di internet lentissima, abbiamo tutta una serie di lacune dal punto di vista della gestione, che purtroppo ci sono. Cioè a Parigi c'è la 20 megabit, scusa Siri, l'ho sbagliato. È già un miracolo. Hai capito? Cioè, qui si sta parlando di 1-2 effettivi. Attenzione. Che poi te ne dicono ce ne sono 15, ma in realtà non so qui. Per dire, c'è questo qua, questa cosa del lavoro a distanza. Scusami se sono un po'. No, assolutamente. Cioè, nel senso, tecnicamente, che cosa succede? Uno sta viene a delle riprese, poi va a casa, se c'ha una workstation, ci lavora. No. In realtà ti dico il flusso, per esempio, di una giornata tipica. Faccio le riprese, arrivo, torno in ufficio, carico tutto, lo trascodifico, lo faccio molto spesso, lo faccio direttamente con dei settaggi già pronti, cambio il video, faccio la codifica del video, da quello che mi arriva dalla macchina lo faccio diventare un altro tipo di formato, molto più leggero, e lo carico sul server. Dal server viene scaricato dalle persone, dai collaboratori che ho, in questo momento sono 3, devono poi assemblare, montare, no? Sì, poi lavorano, montano, e che succede? Che sia io che loro ci troviamo gli stessi file, quindi magari immaginiamo tu o chi sia, no, caricano il progetto che hanno montato sull'FTP, io riapro il progetto, rilinco tutto. E qual è il software che utilizzi? Premiere. Premiere CS6 o CC, guarda. Okay. Però si fa benissimo, tanto per fare l'esempio della Duce Vita, uno era in Polonia, sì. L'illustratore che vive in Inghilterra, anche la casa in Abruzzo dove sta benissimo, e lui va spesso lì e si costruisce la casa e poi fa i disegni e ce li manda, e quindi eravamo sempre collegati lui su Skype. Il mio la grafista era a Berlino, era una francese che lavora a Berlino, che per dire, cioè noi ogni tanto ci facciamo le conferenze su Skype, esatto. Uno stava in Polonia, l'altro in Italia e l'altro a Berlino, e parlavamo che eravamo in 10, quindi si deve avere anche un rigore a livello di parole, cioè tipo quando uno parla nessuno... però comunque ce la facciamo, si fa anche bene. Vabbè, poi ovviamente le persone che hanno collaborato sono varie. Poi c'è anche da dire che devo ringraziare comunque Enzo De Caro, che ha voluto fare questo genere di cose, perché se non ci fossero state certe persone...
avviarlo sarebbe stato anche un po' più difficile, e anche finanziarlo non sarebbe facile. Però sai, comunque con Enzo De Caro, che ha avuto una certa... appena l'ha sentito subito innamorato di questa cosa, anche perché lui stava proprio lavorando su un progetto teatrale così, quindi che era, si chiamava proprio Basila Cota, in collaborazione con Antonio Onorato, e quindi abbiamo detto sì, vabbè, facciamola questa cosa, e abbiamo iniziato, e con lui abbiamo i primi interventi, poi c'è la Giuliana De Donna. Teoricamente prima di Natale dovremmo andare dal maestro De Simone, che è, come dire, Edoardo De Filippo, nel senso, se lo conoscete, l'ultimo grande del teatro napoletano rimasto in vita, quindi è Roberto De Simone, regista della Gatta Cenerentola, è un personaggio abbastanza noto, e professori, universitari, in interventi di... Vi lascio spazio all'immaginazione per capire anche la motivazione per cui vengono fatti certi interventi, dare prestigio a chi già ne ha, ma soprattutto dare prestigio al progetto con delle persone autorevoli che intervengono per quel progetto. Quella a volte sembra una sciocchezza, dice sì, però no, è importante, perché ci sono personaggi che fanno anche quello di lavoro, hanno anche il tempo per fare determinate cose, delle ricerche, quindi non sono persone... questo tipo di progetto non è stato fatto per fare il piacere a quello o a quell'altro, è stato fatto per un progetto chiaro, che come hai visto è strutturato in una maniera, diciamo... ed è supervisionato dal... Sì, perché in realtà... Lo dico sinceramente. Ho parlato un po' dei finanziamenti, però secondo me, cioè, questo è un punto, come dice, un punto dolente, cioè di risultati concreti ancora non ce ne hai, però a livello di contatti c'è, cioè, l'APT Basilicata. Poi sì, no, allora, ripeto, l'APT Basilicata non è solo un contatto, l'APT Basilicata è una collaborazione reale dal punto di vista anche... della condivisione del progetto, non è solo una questione di contatti, no, la PT Basilicata è un grande ente che ci ha accolto a braccia aperte, ha fatto, mi è piaciuto tantissimo questo genere di progetto, e è iniziato quindi uno scambio anche di informazioni. Adesso il dossier finito non ce l'hanno ancora, però lo avranno a breve, ma ci hanno seguito, hai capito, nella... Per dire, i contatti che c'hai, che sono interessati, pubblici, privati anche... tanto per essere... Ok, allora, per esempio, il fatto che dicevamo l'altro giorno, no? Quella domanda che ti feci io a te, gliela fai, gliela potresti anche dire tu a loro. E poi io ci ho pensato. La butto lì. Siamo in diretta streaming, ma la butto lì. Allora, avevo pensato, questo non lo farò più ovviamente, però... esatto. È un... Allora, ho parlato con vari comuni e ci sta la volontà di fare un protocollo d'intesa per riuscire ad appoggiare il progetto, quindi i vari comuni che sono inclusi nel progetto, l'APT Basilicata. Scusa un secondo, mediamente, cioè, questo protocollo d'intesa, un comune quanto... Vabbè, ma non c'è un'idea, ragazzi, perché non è come lì. Qui è molto diverso, ti possono dire 2000, ti possono dire 10, ti possono dire 500. Dipende anche. Diciamo approssimativamente si farà un protocollo d'intesa per arrivare ad un finanziamento del 15-20% del progetto. Già questo è un buon inizio, è un piccolo... Quanti comuni si spartiscono questi? Non si sa ancora quanti, perché tre erano sicuri, poi adesso arrivano, vedi... Ripeto, siamo al terzo mese, secondo mese, siamo nel founding research proprio, cioè siamo in questa situazione, quindi scambiamo contatti, per noi è anche importante essere qui oggi per riuscire a parlare con voi, a raccontarvi questo progetto, perché è nato 3 mesi fa, 4 mesi fa, quindi stiamo cercando contatti, apriamo il ventaglio a più situazioni e anche a situazioni di enti, di privati. Perché ci sono le aziende in Lucania che hanno voglia di fare di portare avanti il loro territorio e farlo con nuove forme di comunicazione, di interazione anche. Beh, una cosa intelligente che i privati ci mettessero qualche soldo, visto che... non ci sono stati contatti diretti, però ci sono stati comunque degli scambi di... Vi stiamo informando che stiamo facendo questa cosa. Adesso torneranno, appena avremo bisogno... ci sentiremo, ci contatteremo, però ci hanno già dato la disponibilità nell'accogliere la nostra richiesta.
Quindi è... cioè, questa è una grande cosa. In Italia è una grandissima cosa questa, almeno non so qui come funziona per voi, però in Campania è terribile. È una cosa terribile. Solo in Campania, ma a proposito dei, diciamo, finanziamenti, anche con gli enti pubblici, adesso i comuni purtroppo stanno vivendo questa situazione di grosso deficit tutti, tra l'altro con, sì, sì. Con delle norme stringenti. Perciò mi dicevo, a parte il protocollo di intesa, mi chiedevo quanto poi realmente riusciranno a... Cioè, guarda, cioè, ti ripeto, sì, come diceva Siril, lui fa l'autore, io faccio questa cosa, lo sto producendo, simile, quindi io, sto rischiando, sì, sulla mia pelle. Io vengo da una situazione simile, quindi si può essere utile, sì, sì, diciamo, gli intenti ci sono magari inizialmente, però purtroppo nel sud viviamo anche situazioni in cui si cerca la visibilità, ma poi concretamente non si restituisce quello che si è, sì, promesso. Sì, il prodotto, questo, sì. Questo, sì, sì, beh. Rispondere alla tua, scusa, è un'altra cosa più tecnica, sì, riguardo, sì, i finanziamenti. Finanziamenti, insomma, cioè materialmente questi soldi come vengono dati? Cioè, dopo che tu hai rendicontato tutto. Sì, allora, per esempio, i finanziamenti europei funzionano proprio così. Si fanno dei progetti, da questi progetti vengono. Chiedi un budget e fai un budget preventivo. Quindi fai un piano budget di quello che tu spenderai, un piano di spese, e farai devi far capire gli impieghi e le fonti, cioè da dove prendi i soldi e dove li inserirai. Quindi devi avere un minimo di sicurezza alle spalle, purtroppo è come entrare in una banca a chiedere i soldi per la tua casa, e solo se hai un'altra casa o il papà ti danno i soldi, se no ciao. No, è uguale, è la stessa cosa, è lo stesso rischio di impresa ho avuto io sto facendo fra virgolette impresa su questa cosa qui, però è comunque un investimento che faccio perché so e credo fortemente in questa cosa, e facendo dei piccoli studi anche miei personali mi sono reso conto che la Francia è sempre capofila di alcune cose, quindi se adesso in Francia c'è il web documentario 5 anni e in Italia esplode il web documentario, essere tra i primi a averlo fatto è una cosa molto bella, mi gratifica, e quindi lo faccio con volontà, anche se so che magari dovrò buttare il sangue per riuscire a pagarmi le spese, e speriamo a guadagnare qualcosa, ma sarà difficile, perché comunque quello che prenderò di soldi lo investirò in macchine, perché questo è un mestiere maledetto, devi spendere una barca di soldi in macchine, quindi non... Diciamo, per rispondere alle domande sui finanziamenti, eccetera, diciamo che come i romiti, fino adesso abbiamo raccolto i rami degli alberi e ce li siamo messi addosso, ma andiamo a bussare le case e vediamo chi ci dà qualcosa. Questo, no, vabbè, per riassumere. Però in realtà... La fase del bussare alle porte la stiamo affrontando. Chi produce è così, chi produce per chiunque, però... Cyril ha detto, mi ha sempre detto una cosa molto vera, cioè, il web documentario non ti fa fare soldi, perché è vero, perché in realtà non ha il percorso commerciale che ha un film che va in TV, un documentario che va in TV e quindi viene finanziato dalla TV stessa o viene prodotto dalla pubblicità che va in onda, tutta una serie di cose. Il web documentario non funziona così. Se in Francia, per esempio, ci sono alcuni documentari, tipo Prison Valley, che hanno fatto il web documentario pensando già che poi dopo faranno sullo stesso web documentario il documentario per la televisione, e la diffusione televisiva paga il web documentario. Paradossalmente. Ed è una cosa che Il modello economico non esiste ancora. Cioè non esiste ancora. Cioè, quelli che lo fanno da noi almeno, perché tengono i soldi pubblici e lo fanno anche con l'investimento tipo di Arte o France Télévisions, loro ci buttano soldi che non riprendono, ma perché questi soldi li prendono già comunque da un finanziamento pubblico e loro ci guadagnano di nome, perché comunque vengono visti come imprese innovative. Sì, esatto. Cioè, ora si pagano solo col prestigio. Quelli che ci guadagnano invece sono i tecnici che lavorano su questo, perché per esempio a Parigi c'è una grande richiesta, quindi quelli che sono i programmatori bravi, che non sono 2000, cioè a Parigi ci sono abbastanza pochi che lavorano sul web documentario, fanno tutti i web documentari. No, beh, per dire, sono in pochi a fare tutti i web documentari, i programmatori, e quindi loro però... loro prendono i freelance, i grafisti, loro ci guadagnano. Io una domanda che farei io a voi. Quello che vi abbiamo raccontato vi interessa?
Cioè, che interesse avete verso questo? Vabbè, già. Questo è un, per me un grande, è No, molto no, importante saperlo. detto così mi sembra un po'. Io sono un po' di ben capito, sono un po' di parte attivamente, no, praticamente. bello Sono un po' di anche parte perché per Ah, sei diventato innamorato, quindi sei di parte, quindi ok. Lo sai che è difficile, è complesso spiegarlo, però da qui capisci Sì, tantissimo. oltre queste striscioline con i Però pallini, il restantino, giustamente, ma anche perché qui lo vedi oltre pure questo fuori mirror fuoco. diciamo vorrei vedere Tu unisci tutti i punti, una figura di faccio vedere il tutti gli progetto. Fatemi Per questo vabbè, io facevo ovvio. quella domanda del video, qualche video, anche così, cioè. Sì, adesso sono, guarda, se vedi dal cronoprogramma, io in questo momento sto preparando il teaser che uscirà a gennaio, quindi a gennaio vi faccio sapere, vi farò avere direttamente il link quando uscirà il teaser di quello che abbiamo Sì, fatto ad quindi oggi. magari l'email passerà Edoardo a Bravo, Gianella. esattamente, esattamente, sì. Anche se potessimo avere le mail dei docenti. Sì, no, queste ho già detto che mo, appena mi dà 2 secondi mando E il link, qui. riguardo, docenti, materiali, Ci eccetera. mandi tutto. E se sì, anche le vostre. quando Le sarà metti disponibile lo screen da. Ti veniamo a trovare. Quando sarà disponibile. No, questa è una quella cosa sarà che devo disponibile a dire al gennaio. microfono. Venite a Parigi e Se lavoriamo dovesse sapere assieme. qualcosa, magari una mail. Perché ma questo io mondo parliamo alla fine. poi dopo vi faccio Io vedere due o tre vado cose della dolce vita, no? Perché noi siamo anche andati a Sì. riprendere i cacciatori che vanno a cacciare il cinghiale. Però io, cioè, solo per questa scena qui. Posso anche lavorare 2 anni, cioè, quindi io, cioè, adesso mi sogno di andare con loro in Basilicata per fare queste riprese, che il mio collega l'ha già fatto una volta, però io cioè, mi sogno proprio di andare. Perciò anche siamo entrati in coproduzione, però la coproduzione che ho proposto a Daniela e Nicola è quella che, visto che noi non abbiamo soldi e quelli che prendiamo con questa attività commerciale o istituzionale, appunto, sta per prendere il materiale. Io non ho guadagnato assolutamente niente di tutto il lavoro che sto facendo adesso. Io sto scrivendo dei progetti, 2 progetti documentari grossi che potrebbero essere finanziati già, abbiamo, però per il dopo, cioè oggi come oggi io vivo con niente e quello che guadagno con l'attività commerciale della piccola casa di produzione che abbiamo creato è per comprare materiale. Quindi io ho proposto a loro di fare una coproduzione nel senso di Le Monde, cioè in industria. Cioè, un tempo umano in energia e il materiale a Risorse disposizione, umane. risorse umane, diciamo, Esatto. e tecniche. Esatto. Quindi, E questo è solo questo. importantissimo. Sapete perché? Grazie alla collaborazione con Cyril, e giustamente al suo background, comunque ha fatto un documentario notevole, che è stato premiato, che è stato comunque visto, è stato più facile anche avvicendarsi a questo genere di nuovo prodotto e quindi anche spiegarlo, perché diciamo. Ferma tutto. Siamo in coproduzione con i francesi. Allora, già questa cosa qua, Genitalia, aiuta tanto. Aiuta tant credetemi tantissimo, lo posso assicurare. Antonio, quando faceva le riprese, lui di dove sono io, dello stesso paese, diceva: No, lui è francese. Cioè, lo presentavo come francese. E quindi questa cosa ha permesso poi l'evolversi, perché giustamente i francesi coproduzione. Oggi, lo dicevo, bisogna fare rete. E ha ragione Cirilla, pienamente ragione su questa cosa. Se non fai rete. No, 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 meglio che non lo dice. Meglio. Allora, gli faccio vedere il cinghiale e poi vanno matti tutti. Che ha fatto questi documentari sulle le attività agricole del sud Italia, che poi qualche anno dopo sono scomparse, c'è cioè la pesca al tono. Sì, Il la tono non mattanza di. esisteva più, no? E lì e io gu dico, guardo, uno che è partito da solo, autofinanziato, con la telecamera, anzi lui una volta faceva le riprese, poi metteva giù la telecamera, prendeva il microfono, faceva, è tutto desincronizzato. E lui ha fatto questo, cioè oggi sono, è patrimonio. E lì Grazie a te, Silvia. io rispondo alla battuta, poi quando parlo sul serio di queste cose mi dicono, ah sì, però. E quindi io ci voglio andare in Basilicata a fare questa cosa con loro, perciò cioè, la Sì, ma infatti motivazione è quella. noi. Ah, dimenticavo, questa è una cosa che per rispondere a te, giustamente, che prima mi hai chiesto.
dice, ma voi avete già fatto le riprese del... No, in questo caso noi riprodurremo. Loro l'hanno già scritto il disco, non era ancora nato il web documentario, quindi lo dobbiamo rifare, lo rifaremo nel periodo, un anno dopo, in cui loro hanno, a maggio, in cui maggio 2013, loro hanno scritto il disco lì. E noi rifaremo le riprese a maggio 2014, e hanno anche inciso lì, perché loro son, lui è sound designer, quindi ha una serie di attrezzature per incidere. Si porta i synth appresso, tutte queste cose qui. Poi immaginate salire ad Armento, questa è una cosa che loro mi hanno commentato, dobbiamo riprendere e documentare con questi strumenti sulle spalle, arrivare ad una casa, in una casa che non si arriva, si arriva soltanto a piedi perché devi lasciare la macchina sotto, quindi sali ste scale con questi strumenti addosso in 6-7 persone, dobbiamo salire alla roba lì. Sarà una bella, un bel lavoro. Poi ovviamente spero che qualcuno di voi voglia entrare in questa cosa. Sì, quindi maggio, sì, maggio-giugno 2014, ma adesso dobbiamo regolarci in base agli impegni che hanno loro. Diciamo che sarà sono già fisse. 17 gennaio, carnevale di carico, già siamo lì. Poi ci sta l'1 maggio Madonna di Viggiano, che è uno degli insert. Poi ci sono altre, almeno altre due date, che adesso mi sfuggono. Aspetta, questo era il primo giugno, vabbè. Comunque... Però una cosa importante secondo me sulla produzione sì. È perché lì c'è la questione degli altri. Allora, aspetta, però, aspetta, questa è stata una grande diatriba, volevamo metterlo, però era un po' delle due famiglie. È solo tradizione. E ci sta proprio. Cioè, sta cosa che tu usi l'albero per... Però è solo tradizione, non rimane, non ha un grande legame con la musica. Non è come l'albero di pero di cui tu ti prendi il pero, cioè ti prendi il legno per fare l'arpa. Non è così. E quindi abbiamo... E poi Fran Martino aveva già documentato questa cosa, quindi è in maniera egregia. Sì. No, avevo trovato, cioè quando voi parlate di territorio, musica, mi viene questo pensiero dei, forse ci sono delle differenze, immagino, però non so se avete mai visto i concerti di Sigur Rós, dove si creano diciamo questo gruppo che suona e lo fa in un territorio straordinario, bellissimo. Cioè, mi veniva questo pensiero. Diciamo che dal punto di vista del fare il documentario di due musicisti che suonano, non credo che sia stato mai fatto adesso, fino a questo momento. Cioè, nel senso che documentare un disco già scritto in una terra... Sicuramente stanno facendo questa cosa. È tipo una cosa del genere. Suonano in Finlandia, nella loro terra, esatto. E suonano comunque in giro per la Finlandia, nella natura. Ok, vabbè. Anche perché mi faccio dare le fonti direttamente dai musicisti. Ma questo è differente. Sì, per quello. Se non me l'hanno detto, sicuramente sarà differente. Perché ci sono delle scene proprio della terra, tipo anche Islanda, sono state girate alcune immagini, dove si vede solo la terra, che vanno, diciamo, in sincrono o con dei live, o perché loro fanno anche cinema sperimentale, con un disco suonato in studio, che però viene suonato in mezzo alla natura. Sì. Ovviamente quindi, qui le immagini sono spiegate dalle parole stesse degli artisti, cioè noi siamo nella casa di Armento, di Vincenzo Bavuso, ripercorriamo il making of del brano, ma Vincenzo Bavuso ci racconta assieme ad Antonio Onorato, eravamo qui, sentivamo questo suono, questo profumo. Aspetta, però quello si riconnette poi. Loro suonano nella natura. E già questa è una cosa diversa, perché i nostri musicisti vanno nella natura, prendono dalla natura e poi ridanno in termini musicali, diciamo, però lo fanno in casa, è un po' diverso, però più o meno può essere. Mater Lugani è stato proprio fatto così, loro giravano per la Basilicata e poi arrivavano a casa con il loro piccolo studio di incisione e incidevano così di getto. Senza nemmeno stare là troppo ci spiegavano poi
a modificare, o era proprio trasferire delle sensazioni in musica direttamente. Loro ci spiegavano di aver lavorato proprio così, play e rec, dicevano, cioè proprio camminiamo per attraverso i calanchi, attraverso le fiumare, vediamo gli alberi, i nibi, gli scenari, tutto ciò che sentiamo a casa, invece di parlarne tra di noi, ah, hai visto quello, lo trasferiamo in musica. Esiste già un... E questa cosa viene percepita poi ascoltando l'album, quindi era, è venuto proprio naturale riproporre le immagini da cui tutto era partito, cioè ritornare indietro. Sì, 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 stanno seguendo delle date, ovviamente con i rispettivi più o meno è questo qui il sound. Questo ovviamente è un video che ha fatto stesso Vincenzo quando la fece, prima che nascesse, però questo è il sound più o meno. Questo è In Viaggio, quindi questa canzone si chiama, questo brano si chiama In Viaggio. No, in questo caso non è, qui no, in questo pezzo no. Questo... Va bene. Quindi immaginate qui che arriviamo, In Viaggio è più uno, è un vero e proprio descrizione dell'arrivo in questa terra, no? Poi inizia la Madonna della Stella, mi sembra. No, questa è Mater Lucania, proprio. Questa è la Brett Guitar. Ed è molto cinematografica come melodia. E da lì ci è venuta l'ispirazione. Immaginatela con... No. Questo l'ha fatto. Sì, noi incuriositi da questo lavoro abbiamo seguito il concerto. Perché si è spento? Là ci siamo resi conto di quello che poteva essere. Io avrei una domanda e una cosa importante da dire sulla produzione. Perché ci penso adesso. Sì, sì. Ma tu dicevi che vai in autoproduzione, quindi praticamente sostanzialmente tu anticipi le... Più o meno, sì. Più o meno, sì, come hai detto prima. Sì. E comunque poi andrai a vedere le varianti, le varie comuni. Ci sto adesso lavorando. Sì, sì, sì. Sì. No, perché lo so che spesso esiste anche questo rischio che se tu vai troppo avanti nella produzione del documentario e che tu già hai superato la metà del lavoro... e che loro vedono che tu già te la sei cavato da solo, può darsi anche che loro a un certo punto dicono vabbè, alla fine non hai bisogno di me, quindi fallo da solo, tanto no, mi fa la pubblicità. No, non è il caso, però, qui. No, però potrebbe essere caso. Un rischio, quindi secondo me vi dovete anche fermare a un certo punto. Siamo per dire, già fermi, in questo momento dire, siamo fermi. Abbiamo lavorato per fino a per metà dire, ottobre, al momento siamo fermi, stiamo aspettando di fare un altro paio di interviste e poi si monta il teaser. Dopo il teaser si va in produzione diretta. Sì, però dopo il teaser ti fermi finché non hai sì, i soldi. Sì, esattamente. Okay. O quantomeno cerco di averne... Insomma, lo stiamo proponendo. Io volevo chiedere una cosa sulla distribuzione. Voi avete fatto degli accordi per la distribuzione. Innanzitutto immagino che l'Istituto Italiano di Cultura non metta una lira, non compri, cioè dà semplicemente la struttura... E invece per quanto riguarda... Anzi, l'Istituto Italiano di Cultura... Rabatana. È interessato, ah.
ma per esempio non ha voluto proiettare la Dolce Vita. Perché era immagine la direttrice è una figlia di un onorevole dell'MSI. Ah, una cosa tipica italiana. Visto che siamo in diretta a streaming, ci puoi dire il nome? Sì, effettivamente. E quindi siamo andati a trovare non l'Istituto Italiano di Cultura, ma l'Istituto Culturale Italiano a Parigi, che invece di essere un istituto legato al Ministero degli Affari Esteri italiano, è un istituto, un'associazione culturale francese che fa la promozione della cultura italiana. Una cosa che non è italiana. Corsi di lezione, sì, fanno delle lezioni di italiano, fanno delle letture, dei incontri con scrittori, cose del genere. E loro ci hanno proiettato. Però poi si è scoperto che il direttore era un simpatizzante, diciamo. Ah, ecco perché. Fascista. Anche lui. E lui ha proiettato la Dolce Vita, non l'aveva guardato prima. Non capendo di che cosa si trattava. Era lui non l'aveva guardato. Pensavo che fosse propaganda. È stata vostra fortuna. Ma una cosa che ho detto lui. Come le avete spiegato? Non gliel'hanno spiegato. L'hanno proiettato, è andato così. Poi lui ha capito. Ah, no, solo per farlo vedere nell'istituto italiano. Abbiamo organizzato una cosa in un'aula tipo un po' più grande di questa, con 40 persone, l'abbiamo proiettata. E abbiamo anche invitato Giorgio Frassinetti. Che grande, il mio idolo. E poi scusa, un'altra domanda, quindi invece questo accordo che voi avete fatto, cioè, andrà su Le Monde per dirla proprio in. Per Lucania. No, è un altro tipo di. È un altro tipo di accordo su canali diversi. Che sono ancora da trovare. Che sono ancora da trovare, cioè, però abbiamo i nostri canali, esatto. Cioè, personali, che sono un sito web, è un canale YouTube praticamente. Quindi, poco. Però poi possiamo anche trovare degli agganci per trovare dei diffusori. E non solo, però poi c'è anche l'APT stessa che ha già dei contatti in Francia. Sì, dunque, c'è una cosa che mi sento di dire, che qualunque consiglio è ben accetto. Ieri è venuto Claudio Papalia, che è, diciamo, in Italia quello che ha cominciato a pensare al transmediale prima di. Sì. È torinese, Cyril l'ha conosciuto ieri sera, poi magari ti dirà qualcosa anche lui. E secondo me lui, soprattutto sul come finanziare progetti di questo tipo, mettendo insieme addirittura le banche e delle imprese, creando una rete in cui le imprese capiscono diciamo, il valore culturale di un oggetto del genere, perché questo ovviamente si può vedere tranquillamente, trattare finanziamenti come valorizzazione del territorio, eccetera. E trovare finanziamenti da delle banche, soprattutto le banche popolari, locali e compagnia bella, che potrebbero mettere qualcosa sul piatto, soprattutto se sono orientate alla promozione. Banche di credito cooperativo. Banche di credito cooperativo. Sì. Lui ha, insomma, già sperimentato questo modello con un progetto che sta facendo adesso nelle Langhe. Vedete un po'. Un grandissimo piacere se mi dai un contatto. Ma lui, tra l'altro, basta mettere transmedia.eu e vedete che è il portale italiano, diciamo, l'osservatorio pensatorio del transmediale in Italia. Così come voi non conoscevate questo tipo di progetto, qui si vive, ha detto, vedete che ci sono questi due pazzi che stanno facendo sta cosa, così non conosco lui magari che... Infatti controllavo se avessi messo l'indirizzo email e manderò il contatto. La questione sì, appunto, di team. Cioè creare una rete. La rete è fondata. Ma poi Claudio lo scrivo io. Sì. L'indirizzo che mi hai chiesto qua è vero, non sì, è mendace. Sì, no. È quello. Controllavo quello. E vabbè. Questo è. Speriamo bene. Beh, ragazzi, riusciamo ad andare avanti. Come al solito noi. Anzi, spero che qualcuno di voi si voglia. E per sarei contento di Gabriella, ce l'ho vista lavorare. No, rimaniamo fino a stasera. Vai, vola, non ti preoccupare, vai tranquillo. No, è più che altro, tanto adesso ci sta un po' di mesi da aspettare, capito, qualche tempo. Ah, benissimo. Sicuramente devo finire, guarda se sta cosa. Allora, Andrea ci lascia prima oggi. Questa sera abbiamo perso purtroppo abbiamo perso una grande partecipazione alla cena sociale, perché pochi di voi l'hanno vista in azione.
È così. Mai capitato questa cosa, sai? Ecco qua. Che cavolo. Quindi è un tempo lungo però. Quindi qua ci sono i contadini, qua la caccia al cinghiale, che poi forse vi faccio vedere dopo, però vorrei continuare sulla trama principale. Che vada il server di lui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Celebriamo questa messa in suffragio del nostro fratello Benito Mussolini, pregando al Signore prima di tutto ringraziarlo per la sua vita, per la sua amicizia con noi, per essere uno di noi. I familiari fanno dire la messa nel giorno in cui lui è morto, eccetera, così. Cioè, se uno mi chiede 20 messe, le faccio. Se però uno me lo chiede, non glielo faccio. Come tutte le altre messe normali che si fanno per tutti i defunti normali, con i suoi familiari, con poche persone. E poi chiede il Signore se abbia qualche peccato di guardare la nostra preghiera e di perdonarla. La corona, che allora la croce, la Madonna del fascio e dietro
i bandieri, le bandiere, poi a quattro, in linea di quattro, tutti i camerati dietro. Le manifestazioni di ordine pubblico vengono autorizzate dalle questure, anche se le amministrazioni hanno sempre espresso parere negativo. Un po' di anni fa c'era un irrigidimento e una reazione della comunità pellappiese del fastidio di queste manifestazioni di apologia fascista, perché c'era anche un atteggiamento di prepotenza e di occupazione del territorio pellappiese da parte di queste persone. Poi gli anni hanno un pochino attenuato tutte queste cose qui. Oggi è una manifestazione a me personalmente fastidiosa, la comunità di Predappio civilmente la tollera. Vi do la benedizione in nome del Padre, Figlio e Spirito Santi. Amen. Rispondete al presente. Benito Mussolini! Camminati della Repubblica Sociale! Benito Mussolini! Mussolini viene ucciso il 28 aprile e a quel punto il corpo di Mussolini diventa imbarazzante per questo paese. Non si sa dove metterlo. Succede che nel 1957 il presidente del Consiglio diventa un altro uomo di Predappio che si chiama Adone Zoli. Nel 1957 compie un gesto di grande saggezza politica e di pietà cristiana, cioè dà sepoltura nel cimitero di Predappio al corpo di Benito Mussolini. Sindaco era Egidio Proli, un sindaco comunista che ha governato per diverse legislature e bene il nostro comune subito nel dopoguerra, e quando gli fu chiesto dal Presidente del Consiglio, allora Don Azzoli, se la salma di Mussolini poteva portarla a Predappio, la sua frase famosa risposta fu questa: Mussolini non ci ha fatto paura da vivo, non ci farà paura nemmeno da morto. Sveglia. I bug informatici sui quali parliamo sempre. Della proiezione in teatro, questo sarà. Sì, però capito, ci capita ogni volta. No, ma sai cos'è? Che lo dovevo prendere in locale, dovevo prendere il webdoc sul disco proprio qua. Tanto noi siamo abituati ai problemi di connessione, giusto? Però. Io credo che sia del... Quando è uscito fuori quel disco sulla sinistra, prima c'era un cerchio bianco. Era quella l'interazione. E quella l'interazione, quella che provavo a fare. C'era scritto perché non vedevo. Praticamente l'ultima che ho provato erano le origini del culto, okay. E lì c'è un architetto storico e architetto, che è un grande specialista dell'architettura razionalista, che spiega che già dal 19 alla fondazione dei fasci di combattimento già ci sono i pellegrinaggi sulla tomba della madre di Mussolini, e quindi spiega che inizia lì praticamente. E poi il filmato madre, diciamo, continua. E poi continua, sì. Quindi puoi scegliere di cliccarlo o no in base all'informazione che vedrai. E questa è la cosa. Poi adesso purtroppo tra il server di Le Monde, che comunque non va, e una connessione un po' debole. Siamo tutti sconnessi, sì. Sì, però anche se non cambierebbe un granché, però. Vabbè, divertiamoci con la vita quotidiana di Predaci. Ciao. Ciao Andrea. Ciao.
Era partito bene, però. Io credo che sia vergognoso. Se è un problema di connessione, sì, vogliamo provare magari a sconnetterti o riconnetterti. Non è possibile. Io credo che sia... Aspetta, che io c'ho un anno che non ho più rivisto il documentario e mi devono ritornare in mente tutti i nomi. Emilio Gentile può essere? No, Gentile è storico. Storico dov'è? È uno che lavora, insegna a Firenze, abita a Firenze e va spesso a Forlì per cercare degli archivi nell'archivio di Stato. Purtroppo io sono passato altre cose, quindi la dolce vita sempre... poi spero che lo vedremo, non lo so. Io... No, però... Io voglio vedere la signora del tortellino. Bravo, le nonne con le... non lo so cosa devo fare, guarda. Non ci prepariamo. No, però sta andando avanti. Verso il fosso due ore prima, Giovanni. Lo piego verso da te o verso da lì. Ciao, Allora, che stai
stare, non c'è il telefono, facciamo un uomo con la stessa giornata. Facciamo che la lettera è sempre faccio vedere la vita quotidiana, che sembrano video più piccoli, quindi più semplici da guardare, cioè almeno fa molto? Ma infatti vedrai che è una cosa un po'. Subito! Uomo! Bisogna giocarla di più, un po' più rapido, su, rapido, ragazzi, il gioco, e flick, e flick, e flick. Luca, Luca, abbassati te adesso, abbassati te. Dove cazzo vai? Madonna, madonna, Dio cane, Dio boia. Proverei anche il film. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Forse non clicco sulle interattività così non si imbroglia la... No, però mi dispiace che se metto play adesso ci rivediamo una cosa che abbiamo già visto. Sì. Scusa, sì. Ma quando hai visto tu
Sì, allora guarda, cioè, il teaser inizia così. Il teaser inizia così. Quindi praticamente noi abbiamo saputo di questa cosa del 28 aprile, perché praticamente avete capito che c'è il prete scomunicato, l'efevrista, che fa un rosario nel cimitero e lì spara tante di quelle cazzate sugli ebrei e il complotto massonico ebreo mondiale contro le banche, contro tutti, insomma. E nel frattempo, all'interno della chiesetta del cimitero, ci sta una messa, tra virgolette, vera, fatta dal prete di Predappio, pagata dalla famiglia. E quindi il prete, praticamente, che abbiamo visto anche in questa sequenza, lui ha l'assistente, che sarebbe lui, Don Martino. E quindi lui cosa fa? Siccome Don Martino è arrivato a Predappio 2 anni fa dal Nigeria, io l'ho visto 2 anni fa, no, 3 anni fa adesso, io il primo anno ho incontrato il prete, gli ho fatto 3 domande, lui era a Predappio da 2 mesi, io gli ho detto: ma tu la conosci un po' la storia di Mussolini, la seconda guerra mondiale, queste cose? Lui mi ha detto: no, io non conosco niente, io non so chi è Mussolini. E quindi quando ho saputo che poi il prete, un po' furbo, mandava lui a fare la messa a Mussolini, capito? Io ho detto: ma com'è possibile sta cosa? E quindi praticamente il primo anno ce la siamo persi, perché ovviamente stavamo riprendendo fuori il prete lefevrista che faceva le cose. Poi questo è stato la seconda volta che praticamente l'abbiamo... No, com'è successo? Aspetta. Perché la prima volta abbiamo saputo che si era fatta. Poi il secondo anno l'abbiamo ripresa solo questa, e poi il terzo anno l'abbiamo ripreso, ma proprio tutto, cioè dall'inizio, quando lui arriva in macchina, perché poi lui ci vedeva da 3 anni quasi, quindi ormai era abituato ai due francesi, quindi noi siamo saliti in macchina con lui, siamo andati giù dietro dalla chiesa, l'abbiamo ripreso quando lui si vestiva, cioè proprio tutta la preparazione della messa, che poi alla fine non abbiamo tenuto, perché la frase che dice... quando dice siamo tutti qui riuniti per celebrare la messa al nostro fratello, non la dice bene. E quindi abbiamo tenuto solo la ripresa dell'anno prima, che abbiamo solo questa, però lo dice talmente bene che abbiamo tenuto solo quello. Allora, appunto, dopo 2 anni, ogni anno io gli facevo la domanda. Lui si è documentato un po' e all'inizio mi diceva: no, perché bisogna vivere tutti in pace, bisogna, perché ognuno fa il suo percorso, sai, le solite cose di... E infatti l'ultimo anno, quindi ormai saranno un anno e mezzo, lui aveva vissuto già da 3 anni a Predappio, e lui mi diceva, era incazzato, e lui mi diceva: no, ma questi qua non vogliono capire, non... cioè ha cambiato completamente il discorso, però sempre in buon'anima, in pace con tutti, però un po' era più triste che incazzato, cioè era un po' deluso. Allora, penso che possiamo riprendere dove ci siamo fermati, quindi la tomba, eccetera, e io non clicco purtroppo sulle interattività, perché ho paura che poi... ecco. Ma di Mussolini poteva portarla a Predappio, la sua frase famosa risposta fu questa: Mussolini non ci ha fatto paura da vivo, non ci farà paura nemmeno da morto. Vengono a visitare soltanto una tomba dove c'è una persona che sì, ha dato la vita per la sua patria, ma come diceva lui, muoiono gli uomini, non le idee. Quindi le sue idee devono sono rimaste, sono forti, e chi le viene a cercare deve comprendere che ancora esiste quella forza. So per certo mio, per studi personali, le cose che ha fatto, le cose belle, ed è giusto venire, tra virgolette, a ringraziare una persona che quelle cose le ha fatte, ospedali, autostrade,
corpo di polizia, reti ferroviarie, le ferrovie, cioè tante cose l'ha fatte. Se si ricorda gli errori, che poi errori bisogna vederli dal punto di vista storico, allora potrebbe essere non considerato un errore, oggi che noi parliamo da fuori considerato, io non la vedo così, però sono venuto per rendere omaggio alle cose che ha fatto. Qui c'è un filosofo che spiega che il discorso, il solito discorso dei fascisti, di dire che l'unico errore è stata l'alleanza con Hitler, che è quello che sparano sempre per... Fa piacere poter dire la mia su Preda, più perché viene sempre dipinta come un paradiso per noi estremisti di destra. Noi quando ci facciamo dei raduni, facciamo dei concerti, siamo sempre i soliti. Tutte queste manifestazioni qua che vanno a Predappio, cioè della gente che non è mai vista, comunque nell'ambiente di estrema destra ci conosciamo tutti. Quindi gente che non si è mai vista, che va lì a manifestare, per non sa neanche bene per cosa, perché vanno lì solamente per ostentare delle idee che non hanno. Quindi sono, preferisco evitare andare a queste manifestazioni qui a Predappio in queste occasioni. Io ci vado nelle giornate dove non c'è niente per ricordare il Duce e basta. Il discorso è che loro non hanno delle ideologie ferree, non sanno neanche cosa sia il fascismo, secondo me. Ormai io sono 10 anni che sono qui, sono abbastanza addentrato alle commemorazioni, ecco, perché parte di queste commemorazioni, di programma e via via, nascono proprio alla Villa Mussolini, la casa del Duce, dove è stata trasformata in un museo. Vogliamo far rivivere e vedere la storia, non quella scritta dai vincitori. Quella è la divisa che era in possesso degli americani e 3 anni fa è stata riacquistata dalla famiglia Morosini e messa sulla parte del letto dove dormiva lui. Dopo, qualche giorno dopo dell'arrivo di quella divisa è comparso il profilo del Duce allo specchio, quindi è molto recente questa cosa. Cosa possiamo trovare all'interno di questo centro studi, tra l'altro molto 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 storico, con riferimenti che spaziano dalla cultura alla vita politica? Sì, grazie all'operato del Cavalier Morosini si è potuto realizzare un luogo straordinario, interamente affrescato dal maestro di Bradara Amico Ambrosini, che ha realizzato una serie di affreschi su tematiche mussoliniane, inserendovi all'interno tutta una serie di massime e frasi celebri pronunciate dal Duce. Dal TG1 edizione straordinaria per aggiornarvi sulla situazione in Libia. Secondo fonti dei ribelli, Muammar Gheddafi è morto questa mattina a Sirte dopo violenti combattimenti. Ancora non è chiaro come sia avvenuta la sua cattura. Tutti quanti, quando abbiamo visto l'immagine di Gheddafi, è venuto in mente, è fatto un parallelo. Tutti quanti l'abbiamo avuto, no? Che le dittature finiscono in modo. Sì, però quando fai vedere il cadavere del dittatore, poi hai il problema della gestione del corpo. Perché Osama Bin Laden e Hitler
uno l'ha buttato nell'oceano, quell'altro si è fatto cremare prima che così, e quindi non hanno il problema, non esiste. Cioè, invece in quel momento sì, tant'è vero che sei notato ieri il governo provvisorio libico ha detto che processeranno gli assassini di Gheddafi. Come fai a processarli? Cioè, no? Che messaggio ha voluto lanciare il CNT? Ha voluto dire che ci stiamo rendendo conto che diventerà un problema serio. Evidentemente hanno fatto il parallelismo con il corpo di Mussolini, perché la Libia faceva parte dell'impero. Cioè, ecco che però Predappio diventa centrale in una discussione che non è più europea, ma diventa addirittura mondiale. Cioè, ed è interessante questo, e non ce la dobbiamo giocare in questi termini. Io credo che sia vergognoso. Tortelli. Io credo che sia vergognoso in questo paese quando il 90% dei contratti, ragazzi, li fate in forma precaria, qui a Forlì, credo che sia vergognoso. Vergognoso che ci siano persone in questo paese che prendono 5 pensioni, che prendono 32.000 euro al mese di pensione per rifiutare la macchina. Se uno mangiava i tortelli voleva dire che festeggiava, non si doveva festeggiare, era proibito, non era più festa il primo maggio. E c'era però, chiamiamoli gli irriducibili, uno badava e quell'altro mangiava. Però al massimo. Nei paesi si conoscono tutti, sapevano che magari quella famiglia non la pensava alla stessa maniera. Allora andavano a vedere. E allora uno stava di guardia e se vedeva arrivare qualcuno avvisava. E tutto facevano in modo di far sparire il tortello. Sono proprio cose inverosimili, sembrano. Allora è così. Quello che volevo fare in Forza Nuova per Dappi il primo di maggio. Ah, ce l'ho anch'io, taggato. Ah, certo. Adesso lo cancello. Fatica. Ma poi non mi ha fatto niente. No. Cioè, praticamente è una giornata che si dovevano ritrovare. Non si capisce dove, perché è tra più alta dove. Dove? Non si sa. E un corso di autodifesa, cioè per l'allenamento fisico, per potenziare l'uomo nuovo, non so. In una città di pace, perché noi siamo... simbolo della pace. Formazione, autodifesa. De che? Di che? C'è scritto con la partecipazione di Padre Tano. Nel nostro paesello tranquillo, medievale, che viviamo tutti sereni, beati, c'è bisogno di ste robe, ma per carità di Dio. Dico bene. Siamo tanto pochi, tranquilli, e stiamo tanto bene nella nostra pace. Tortelli in mancia erano questi? Sì, sì, è una cosa da dire. Zucca patate dentro e burro salvia, poi saltato in padella. Una cosa proprio... che vi faccio vedere?
questo è il raduno che fanno dopo il rosario di Padre Tamma. I fascisti fanno questo raduno, fanno un grande pranzo tutti assieme. Quindi il terzo atto. Però sai che si mangia proprio male. Ma è una cosa pazzesca, ti fanno pagare 20 euro per una pasta asciutta che noi non pagavamo, però non mangiavamo niente. Ma perché? Sì, io la faccio molto meglio. Cioè, vabbè. Sì, sì. Cioè la testimonianza viva di chi è sul territorio e ti dice che oggi queste cose continuano alla grande, ci credono, che si autodimettono. E questo, diciamo, l'elemento forte forse che viene fuori. Sì. E poi questa convivenza, cioè questo convivere. Sì, allora questo era un nostro angolo, cioè c'era il conflitto tra memoria e storia, la convivenza di un paese tranquillo che vive normalmente come un paese normale della Romagna di 6.000 abitanti, rurale, che condivide, cioè che vive con la sepoltura di Mussolini, che quindi ci sono tre negozi di souvenir che non vi ho fatto vedere, però c'è una sequenza proprio su questo, e tre volte all'anno vengono, cioè vedono arrivare tutti sti qua da tutta Italia, quindi questo era un legame. E poi una cosa che purtroppo non sono riuscito a far uscire abbastanza è che praticamente, nonostante si dice che è una cosa folcloristica, che in parte lo è, infatti lo dice anche un filosofo che interviene nell'interattività, questa parte folcloristica che esiste, però i media spesso si fermano qua, sotto comunque c'è un'organizzazione che lavora, allora non sono 2000, cioè sono in pochi, però comunque prendono dei giovani ragazzi di 20 anni che arrivano da tutta Europa o anche cioè, d'Italia, e vengono proprio a Predappio in questa casa, che poi il legame lo conosco ma non sono riuscito a metterlo nel documentario, che è finanziata da quello là che c'ha la villa Mussolini, che l'ha comprata, Morosini, grazie, che l'ha comprata, che lui ha anche un negozio e anche un'altra casa dove fanno questo raduno che avete appena visto, e loro con Padre Tam fanno dei stage d'estate, così prendono 10 ragazzi, tipo 15 al massimo, e li ospitano per una settimana, fanno delle settimane così, in cui lui fa le prediche, cioè spiega che in questo mondo col consumerismo tutto bisogna ritrovare il legame con la natura, che Dio ci dà tutta la frutta, loro c'hanno l'orto, c'hanno, capito? E fanno tutti questi discorsi qua, insomma, però prendono dei giovani che hanno 20 anni, 18, come quelli che abbiamo visto prima, sai, quelli che ti dicono tante cose le ha fatte. Sì, anche perché Padre Tam gli abbiamo fatto l'intervista, però io alla fine non volevo dargli, perché
comunque spara le stesse cazzate, quindi non è che volevo, anzi prendo il microfono, perché mi so, no, perché cioè nel senso dare un'intervista a Padre Tam è già dargli importanza, no? E quindi abbiamo fatto l'intervista, poi sinceramente non mi sentivo di metterla, quindi ho preferito prenderlo quando lui fa la sua riunione, il raduno che comunque è pubblico, invece di mettere l'intervista. Però lei ha un ruolo abbastanza importante perché lei è la sua segretaria personale e praticamente lei rappresenta, cioè lei è molto credente, cioè lei mi ha spiegato la sua storia, era persa nei in, come si dice, in periferia di Roma, proprio, sai, dei brutti e cattivi, no? Cioè era una di questi, no? E si è ritrovata completamente persa. Piace, per esempio. Non ti piace? No, l'avrei rimontata molto diversamente, però vabbè, magari ne parliamo dopo. Perché, perché noi abbiamo finito il montaggio, che eravamo già tutti pronti, cioè la struttura del web documentario era fatta, quindi praticamente quasi quasi il programmatore aspettava gli ultimi video per metterli in linea, e quindi abbiamo dovuto fare delle scelte di montaggio. Cioè, sì, sull'ultimo mese è stato un casino proprio incredibile. Anche per esempio le interattività, il filosofo, lo storico, l'architetto, eccetera, che intervengono nel. Io avevo già fatto i punti e avevo messo dei pezzi di interviste nei film. Due giorni prima della messa in linea ho cambiato tutto. perché pensavo che era più. Infatti funziona molto meglio così, però ho avuto l'illuminazione due giorni prima, quindi era una cosa che si è fatta molto in fretta. E anche perché noi avevamo comunque annunciato un'uscita per il 28 ottobre 2012, che era comunque i 90 anni della marcia su Roma. Quindi avevamo anche questa deadline, che comunque i web documentari spesso annunciano un'uscita. I documentari spesso funzionano così, però secondo me quando una televisione inserisce su una griglia di programmazione un documentario, comunque si ha più tempo per lavorare, almeno penso. Questa è stata una piccola. Anche la celebrazione del mito delle origini, come invece è successo per Dappio, con la costruzione di un paese, con il mito delle origini romagnolo, eccetera. Quindi è molto diverso. E soprattutto di diverso c'è che a Branao non c'è la tomba di Hitler, mentre per Dappio c'è la tomba di Mussolini. Ed è quello che attiva. Ursprünglich wäre geplant gewesen, eine Gedenktafel am Haus anzubringen. Das ist aber damals am Einspruch der Besitzer gescheitert.
und dadurch ist eben dann die Idee entstanden, den Stein vor das Haus zu setzen, weil der auch öffentlich drin steht. Ja, hätte ich capito, faccio un... Spiega che praticamente sulla casa di Hitler è privata e che hanno voluto mettere una cosa sulla casa, però i proprietari si sono rifiutati, quindi sono andati in processo, cioè questo lo aggiungo io, però sono andati in processo, insomma non si è potuto fare. Quindi l'idea è venuta di mettere questa pietra sulla strada davanti alla casa. Actually, I'm glad that I was here. I was very proud that I was in this town and I saw the house and I told to imaginary Hitler, you are dead. And I, who was in a concentration camp in Auschwitz, in Bergen-Belsen, I survived. So I win. I'm the winner. And you don't count anymore. Che l'abbiamo fatto Cicci? Perché la famosa precisione teutonica qui non si discute. Andiamo, via. In una casa di un fabbro nasce un bambino che si chiama Benito Mussolini. Nella casa dove è nato, il proprietario del comune si è aperto, c'è un luogo in cui si fa cultura con riflessioni sul periodo storico e mostre d'arte. Noi vogliamo diventare un luogo importante per capire la storia del Novecento e quindi io credo che una risposta che può venire da questo convegno può essere quella di costruire una rete, cioè una topografia di luoghi che insieme restituiscono la storia del Novecento in Europa. Grazie a tutti. Tutti? Allora, questa è la stanza, diciamo, dedicata alla casa natale. Qui, ad esempio, vi dicevo, abbiamo le fotografie di come era stato allestito l'ambiente negli anni 20. Il letto, era stato fatto ricostruire il letto dei genitori, il letto, come vedete, di ferro costruito dal padre Alessandro. Faceva il fabbro, come ovviamente l'aveva fatto lui. Io sono venuto qui 30 anni fa, la prima volta, le condizioni della casa natale di Mussolini erano disastrose.
Poi il comune di Predappio fortunatamente ha recepito questo desiderio da parte della gente di vedere comunque restaurata questa casa, l'ha restaurata e penso che abbia fatto un'ottima opera, anche perché c'è un turismo, ripeto, spontaneo, che è nato spontaneamente e che non è soltanto un turismo di tipo propagandistico e così soltanto di celebrazione, ma proprio di conoscenza. Sono molti giovani che vengono qui per conoscere e sono interessati, incuriositi da questo personaggio, da questo fenomeno. Inizialmente pensavo che gli italiani trattano questo problema più, sono più liberi, no? Ma vedo che anche qui, sì, uno dice Predappio, per esempio io ho scritto su Facebook, sono stata a Predappio, mio amico italiano, scrive, oh God, e poi ho detto, ma li vivono anche persone, io non sono una fascista, no? E posso andare anche a vedere il San Giovese, per esempio, no? Ecco, anche questo in Italia ho capito che anche qui ho ancora un problema con questo passato. Io sono andato a Braunau 20 giorni fa. Perché sono stato invitato, c'era un convegno. Schwerische Erbe. Difficile memoria. C'è chi cerca di tirare la storia dalla propria parte ed è sempre stato così, sempre stato così, però è anche vero che Predappio ha già sofferto abbastanza e merita rispetto, perché noi e solo noi abbiamo dovuto gestire per tutto questo tempo la colpa che l'Italia era diventata fascista. Penso di essere l'unico comune che ha il grappolo d'uva nel proprio stemma, fa parte della nostra tradizione. E quindi molti sindaci quando li incontrano sostengono che il loro sangiovese è il più buono, e io sono d'accordo, però tutti quanti riconoscono che il sangiovese di Predappio è il migliore. Ma Benito Mussolini, fino a che punto è ancora presente nella memoria di questa città? Benito Mussolini lega in maniera indissolubile il proprio nome al nome di Predappio. Sbagliato è cercare oggi di non riconoscerlo o di scioglierlo, perché è impossibile. Predappio se la tirano da una parte e dall'altra, no? Ci sono gli estremisti di sinistra che vorrebbero che Predappio non esistesse. Ci sono invece gli estremisti di destra, o addirittura questi personaggi che intanto vengono a Predappio a fare queste manifestazioni come Tam, come altri, che vorrebbe che Predappio fosse solo da loro. Invece noi vogliamo che Predappio sia di tutti, senza citare sempre Antonio Machado, che ormai è diventato un nostro, è il camminante, non ha il cammino, se ha il cammino all'andare.
tu viandante non hai un cammino bello pronto, preparato davanti a te. Tutto quello che hai è l'orma dei tuoi passi, quello che hai camminato fino adesso. E quindi quando ti guardi indietro, capisci qual è il percorso che devi, che puoi ancora percorrere, e capisci anche qual è il percorso che mai più devi frequentare. Quindi si lega tutto quanto. Il segno del vino. E della storia. E della storia. Vino e storia. Rouge Noir. Allora, sono le 5:20. Se avete qualche domanda da fare a Cyril, o se Cyril vuole dirci qualcosa, domande finali per quelli che non parteciperanno questa sera. No, vabbè. Allora, okay. Allora, se no, ho una proposta: 1:30 e ci mettiamo un po' la, come dire, un po' di sapore in bocca. Guardiamo come le nonne fanno le tagliatelle. Grandissimo! Ci prepara già mentalmente. Poi sarà lunga, arrivare fino alle 8:30. Facciamo. Proprio un minuto. Quella scena è bellissima. 3 ore prima di mangiare sarà lunga, sarà durissima. Tecnico luce. Loro sono cucina loro o il ristorante? Cucina loro. Questo è il ristorante, è una trattoria. Sì, c'era un ristorante bolognese stasera. No, il colore della pentola che ti fa venire fame. Una pentola vissuta. Però. Sì, va bene, Marco, accende la luce allora. Allora, io direi, facciamo così. Prima di fare le considerazioni finali, perché siamo arrivati veramente alla fine della nostra lunga maratona, direi di ringraziare Cyril e i suoi ospiti per la grande lezione di oggi, si è molto partecipata fino alle 5:20, insomma, nonostante siate stati disciplinati questa mattina, lasciamo perdere. Sto scherzando. Allora, come al solito, noi salutiamo tutti quanti nella nostra maniera che ci vede in più. Quindi, grazie a Silvia, grazie a Nicola, grazie a Nicola. E adesso, considerazioni finali. Dunque, vabbè, direi che prima di tutto possiamo fare anche un grande applauso alla diretta streaming. Per averci assistito tutto questo tempo, soprattutto anche a Michele, che spero ci stia guardando, penso di no, però dovrebbe stare guardando. Allora ragazzi, per quanto riguarda il laboratorio dal basso, dunque, io ho i contatti di tutti quelli che hanno partecipato in questi giorni,
Fino adesso avevo sempre mandato le email, diciamo, nascoste, così, perché mi sembrava giusto come rispetto della privacy di tutti, però tutti mi hanno manifestato la volontà di condividere e dunque io da adesso comincerò a condividere. I docenti stessi mi hanno detto, mi hanno autorizzato, quelli che non l'hanno ancora fatto gli mando una mail, ma sono sicuro che è semplicemente perché non se ne sono dimenticati, per esempio Giuliana, so già che è soltanto una dimenticanza. Mi hanno chiesto anche quindi di condividere le loro mail, cosa che io farò, quindi devo decidere adesso se farò una mail in cui metto semplicemente tutti in copia oppure... E poi, non appena tutti i docenti mi avranno mandato le slide e compagnia bella, farò un altro documento a parte magari, oppure nello stesso documento in cui mando tutto a tutti quanti. Guarda, non lo so, no, perché credo che in realtà tutti i video che noi abbiamo visto sono consultabili online, quindi ci sono dei link. Sì, ci sono link, passiamo un elenco di link magari e insomma il resto sono slide e cose belle. Quelle di Pietro, per esempio, già sono arrivate a me sulla cartella di posta, quindi ovviamente le posso mandare anche a voi. Poi, molti di voi mi hanno manifestato la volontà appunto di continuare a costituire una specie di community. E noi siamo apertissimi, me l'ha detto anche Davide, mi ha pregato di ribadire questa cosa. Quindi adesso decidiamo, forse anche ne parliamo stasera, che cosa è meglio, che una pagina Facebook, insomma forse una cosa leggera è meglio. Quindi sì, direi una pagina Facebook... esatto, quindi Facebook creiamo una pagina apposta, non usiamo quella... Un gruppo. Meglio esatto. Il gruppo, non la... Meglio il gruppo. Sì, il gruppo. Creiamo un gruppo su Facebook in cui ci teniamo in contatto. Allora, io ti darò il mio, perché io non sono Cyril Berard su Facebook. Io sono Eric Suckert e metto solo cazzate. No, però sì, se lo cercate è impossibile trovare. Sì, però una volta che è stato diciamo stabilito, per esempio, web documentari là, diciamo, il nome del gruppo, sì. Tu ti puoi iscrivere col tuo pseudonimo. Non c'è problema, cioè, però tanto per sapere che se vedete uno che arriva con... non è un senso, diciamo, io direi di usare questa pagina per scambiare innanzitutto informazioni, quindi gruppo di lavoro, c'è un festival qui, c'è un festival lì, ho scoperto questo bando qua, là, eccetera, quindi diciamo quella è una cosa. Idee, collaborazioni. Ho questa idea, esatto, chi mi vuole fare da cameraman, chi. Se posso permettermi esattamente quello la cosa. Essendo una cosa molto di team, è bello proprio poter assolutamente. Ho bisogno di quello, chi mi aiuta, chi fa quello, chi fa quell'altro. Tra l'altro Marcella, che oggi non c'è, che se ci sta guardando salutiamo. No, aveva avvisato che non sarebbe potuta venire. Quindi Marcella era un'altra sigla della. Un'altra storica. E anche Nico, tra l'altro, non c'è, e Nino Lopez. Quindi vabbè, se ne salutiamo. Se sono lì nella telecamera. Allora, loro, Marcella tra l'altro già mi ha detto che lei con degli altri suoi colleghi ha proprio questa. Struttura collaborativa in cui loro collaborano tra di loro quando uno fa il regista di un documentario, gli altri fanno però lì è molto moltissimissimo, un miliardo di persone, non ci fosse poi nessuno, bravo, ecco, poi un'altra cosa, se è troppo vasta poi diventa un'altra cosa che vi invito a fare, per favore, quell'idea che vi è venuta del programma sulla F, mi raccomando ragazzi, cioè quella avete avuto il feedback di Pietro Gagliano, che diciamo secondo me ha anche messo in una maniera molto intelligibile qual è l'idea di forza di quel, qual è il punto di forza di quell'idea, cioè che voi state dando a un'azienda un prodotto in cui quale che sia lo schieramento ideologico di un tipo di pubblico, l'azienda vince sempre, il win-win game, ok? Quindi se alla gente a cui piacciono i libri ama quel gioco perché va nelle librerie Feltrinelli, la gente che invece ama la tecnologia ama l'azienda perché c'è la F.it che la TV. Quindi sviluppate quest'idea, se volete naturalmente condividerla con noi di altri, a noi fa soltanto piacere, insomma, per quello che possiamo, per quella collaborazione che possiamo. Altra cosa, tema di Altera. Dunque, Davide mi ha detto esplicitamente di, se avete qualche, adesso che avete diciamo cominciato a usare anche Clint, se avete qualche idea di web documentary e volete farci vedere qualcosa, Dandi prega soltanto di fare, anche perché è un esercizio utile per voi, di fare una presentazione su Clint, e quindi perché è leggerissima per farcela vedere, non c'è bisogno che nessuno viaggi da nessun'altra parte se noi stiamo in città diverse, quindi si comincia a lavorare a collaborare in maniera collaborativa, come dicevano Nicola e Cyril, che è la maniera in cui poi questi prodotti si fanno, perché appunto le professionalità stanno sempre in giro.
Quindi mi raccomando, anche da quel punto di vista, anche se non avete idee di quel tipo, noi sapete bene che abbiamo fatto questo laboratorio dal basso per due ragioni. Una, perché volevamo conoscere persone come Cyril, come Alexandre, per diciamo, sviluppare contatti in quanto azienda di produzioni multimediali. L'altra anche per fare diciamo, conoscenza con le persone che sono interessate e che possono portare nuove idee. Quindi da quel punto di vista non esitate a contattarci, tanto i nostri contatti ce li avete tutti quanti. Avete, penso, il mio personale, non lo so, se non ce l'avete lo avrete appena vi mando la mail. Quello di Altera Communication è quello che usiamo tutti quanti, quindi ci siamo io, Davide, Ivan, Riccardo, tutti di Altera siamo sempre lì, quindi è proprio quello che usiamo. Diciamo che vi invitiamo veramente a non, cioè a tenerci in considerazione, insomma, noi l'aiuto che possiamo dare, l'aiuto che voi potete dare a noi, insomma, ci sarà diciamo, l'obiettivo, esatto, sarà ben accetto. Se avete qualche domanda, fatela adesso. Allora, adesso arriviamo al momento che tutti aspettavamo dall'inizio del laboratorio, ed è che veramente siete stati un team magico, devo dire la verità, perché i professori tutti quanti, da Giuliana Rufus, che all'inizio insomma aveva detto mi sembra molto partecipato, eccetera, eccetera, poi quando siamo diventati pochi intimi, ma diciamo pochi intimi, autogestiti, 10 ogni giorno, compreso il sabato, dalle 9 di mattina, tutti i giorni fino alle 5, insomma, non era facile da trovare, quindi veramente siete stati un grande team. Me l'ha detto in privato Pietro, me l'ha detto in privato Elena, me lo ha ribadito in privato Claudio, adesso sentiremo l'opinione di Cyril questa sera, ma sono sicuro che dirà la stessa cosa. Veramente, quindi io direi che adesso è il momento di fare a voi stessi un grande applauso. Molto produttivi dall'inizio alla fine, quindi adesso ci spostiamo a pizza e birre, come diceva Pietro, quindi grazie ancora e un applauso Edoardo. Poi Edoardo ci farà sapere il link del gruppo. Sì, ci fai sul gruppo e ci fai...